Buongiorno a tutti, sono Filip Dumas da Reykjavik. Do la parola a Adele Manzella per presentare l'evento. Parola tua. Grazie Filippo, buongiorno a tutti. Come vedete siamo pronti. Abbiamo pensato di dare però ancora qualche minuto perché ci sono molti iscritti, ma ancora pochi partecipanti, quindi aspetteremo ancora qualche minuto per iniziare i lavori di questo evento che avrete visto dal programma, sono molto intensi. Alcune presentazioni sono come le avete viste, cioè le presentazioni rimangono uguali al programma già inviato. Alcuni dei partecipanti alla tavola rotonda, per motivi organizzativi, devono anticipare e quindi saranno inseriti insomma, in mezzo ad alcune delle presentazioni dei risultati del progetto. Però poi la gran parte della discussione sarà nella tavola rotonda come previsto. Ecco, quindi aspettiamo ancora qualche minuto e ci ricolleghiamo per iniziare. Grazie.
Antonio. Antonio, ciao, sono Loris, buongiorno. Ciao. Ciao. No, tutto a posto. Stiamo aspettando 5 minuti a iniziare perché si collegassero un po' di persone. Vedo che Problema, io mettiamo detto, ho solo un problema, mi è stata aggiunta una 65. No, purtroppo. l'abbiamo spiegato e Adele Manzella introduce e poi farà il saluto a te. Ok? Bene, grazie. Vai, Presidente. Vedo un grande piacere. Anch'io ti vedo un grande piacere. Ecco l'Adele, vedi? Buongiorno, Ciao, saluto scusate, ho avuto un anche problema di rete. Buongiorno. Buongiorno. Vedo anche a Filippo di entrare, così diamo un saluto insieme a questo evento e direi di iniziare. Mi puoi tenere? Ne ho fatto due. Adele. Grazie a tutti. Vanno comodo. Adele, sono Luca. Sì. Sì, ti ho scritto un messaggio nella chat privata, guarda un po'. Forse forse c'era mentre mi sono dovuta scollegare perché non vedo nulla. Puoi riscrivere? Sì, no, no, ok, te lo riscrivo. Perfetto. Siamo collegati con tutti, buongiorno, e adesso do la parola a Adele, possiamo iniziare l'evento. Adele. Signori, buongiorno. Siamo tutti qui collegati per questo evento dedicato al progetto europeo Joenvi. Niente, avevo lasciato un messaggio a lui a rimandarmelo in PDF perché mi ha detto che forse è un problema del nostro antivirus. Chiuderei i microfoni quando non parliamo. E siamo qui, abbiamo organizzato questo Sì, evento però con ecco, tutti gli se altri magari italiani fa del questo progetto, dono mi fa la cortesia. Grazie. e COSVIG. CSG, che unisce Università di Firenze e di Siena, Enel Green Power e Rete Geotermica. Questo è un evento finale del progetto che ufficialmente è già chiuso, per raccontare quali sono stati i prodotti principali e discutere con voi dei risultati. Grazie a tutti per la partecipazione e propongo a Philippe Dumas di EGEC, coordinatore del progetto, di salutare e di iniziare i lavori. Grazie a tutti per essere qui. Oggi sì, è un tema importante di vedere come possiamo sviluppare la geotermia in Italia, prendendo in conto tutti i concerti che la gente ha, tutti i problemi che sono collegati con tutti i progetti industriali come la geotermia, per sviluppare con l'accordo di tutti. E dunque è un evento importante per prendere in conto tutti i problemi che ci sono, ma anche tutte le soluzioni che possiamo apportare. Anche con la geotermia, in fonte di energia rinnovabile. Abbiamo fatto un piccolo cambiamento nel progetto, nell'agenda, perché sappiamo che è un piacere di avere Antonio Matteo, il presidente della regione, che secondo me deve essere adesso la sua presentazione, perché dopo si deve lasciare per altri problemi. Dunque, parola a sua Antonio Matteo. Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie Filippo, grazie Adele per l'invito e colgo l'occasione per augurare a tutti buon lavoro. Vi ringrazio davvero tanto per l'invito a questo interessante webinar che affronta un tema, come sa chi mi conosce, a me particolarmente caro, quello della geotermia. Letto nell'ottica della sua globalità, nell'ottica della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale.
Come voi sapete, visto che molti di voi sono più di me dentro la questione, attualmente la Toscana in Italia gioca un ruolo centrale. Attualmente dalla Toscana arrivano circa 6 miliardi di kilowattora in grado di soddisfare quasi il 30% del fabbisogno energetico regionale. E calore utile a riscaldare quasi 10.000 utenti residenziali nonché aziende dei territori geotermici. Ci sono circa 30 ettari di serre, caseifici e anche un'importante filiera agroalimentare, ma tutto questo insieme alla capacità di saper tenere insieme flussi turistici sempre più importanti e non solo nel settore termale. Però anche qui, anche in Toscana, il tema è un tema dibattuto, non sempre tutti hanno la stessa mia posizione, la posizione che la geotermia è un valore per il territorio e la sua capacità di investire in ricerca, in sviluppo vuol dire creare occupazione ma dare anche risposte dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Come spiegano bene le recenti ricerche, le possibilità di diversificazione economica legate alla geotermia sono innumerevoli. Importanti studi internazionali, e vi ringrazio davvero per questo progetto, per l'approfondimento che avete fatto, per lo studio che ci avete messo, vertono penso sull'estrazione e l'utilizzo del litio o di altri elementi o composti chimici eventualmente presenti nei fluidi geotermici, oppure tanti progetti vertono sull'impiego delle risorse geotermiche per altri usi rispetto a quelli tradizionali. Io penso al sequestro mineralogico di CO2 in serbatoi geotermici, oppure il riutilizzo della CO2 geotermica prodotta naturalmente nel sottosuolo e non derivante da processi di combustione, attraverso la sua purificazione, rendendola idonea a vari processi commerciali. Questa è la strada che è stata tracciata anche in Europa e su cui noi in Italia non possiamo restare indietro e su cui dobbiamo investire. La strada e la direzione è quella della sostenibilità ambientale, la strada e la direzione è quella di riutilizzare sempre meno la forma tradizionale di produzione di energia andando verso quelle che sono chiamate energie alternative. È dunque necessario, e per questo ringrazio ancora una volta per il vostro lavoro, valutare un approccio alla geotermia molto più ampia, perché oggi la geotermia rappresenta sempre più una leva di sviluppo sostenibile che va ben oltre i confini dei comuni geotermici, ma secondo me interessa tutta la Toscana. Io voglio essere rapido perché ho visto che avete un programma veramente ampio, pieno di proposte, di interventi molto interessanti. Però voglio lanciarvi una suggestione che io ho fatto mia, specialmente durante il periodo della pandemia da Covid-19. Noi dobbiamo sempre più investire su una crescita sostenibile, per questo la battaglia politica in favore della geotermia è una battaglia per il lavoro, una battaglia per lo sviluppo, ma anche per l'ambiente. Difendere la produzione energetica geotermica, infatti, non significa solo sostenere un settore che nella Val di Cecina è composto da circa 40 imprese e 1.500 posti di lavoro. Cioè, questo vuol dire per quel territorio che se finisce, se si ferma, se non si amplia, se non cresce lo sviluppo della geotermia, è come impattare per una grande città su una multinazionale che opera lì. I problemi sociali, economici, produttivi sarebbero gli stessi. Ma affermare questo vuol dire affermare anche la crescita ecocompatibile in tutta la Toscana, che dalla geotermia ottiene circa il 30% del proprio fabbisogno. Ecco, la geotermia è sì una fonte rinnovabile, come può essere l'eolico, come può essere il fotovoltaico, come riconosce la stessa Convenzione di Kyoto, ma mentre queste ultime due dipendono da condizioni climatiche esterne,
e non dovunque è possibile realizzarlo, e quindi in mancanza di sole, di vento. La geotermia è una produzione costante per tutto l'anno, ecco perché difendere la geotermia secondo me vuol dire difendere l'ambiente ed il lavoro e lo sviluppo. Il progetto GeoEnvi che voi state oggi, cui oggi discuterete nella conclusione del proprio progetto, ha un obiettivo sfidante, importante: garantire che l'energia geotermica profonda possa svolgere il proprio ruolo nell'approvvigionamento futuro dell'Europa in maniera sempre più sostenibile, e di creare una solida strategia per rispondere alle preoccupazioni ambientali. E questo lo fa appoggiandosi sulla scienza. Io lo voglio dire con forza: le ricerche che stanno venendo fuori sono chiare. Io credo che abbiamo bisogno di superare il chiacchiericcio e affidarci alla solidità della scienza. Lo dico per i vaccini e lo dico per la geotermia. È inutile continuare a chiacchierare senza conoscere fino in fondo quello che sta accadendo. Questo è il messaggio che voglio mandare, di ringraziamento che voglio mettere in campo. Già con il programma quadro, e finisco davvero, Horizon 2020, oggi nel piano strategico del Green New Deal, l'attenzione alla geotermia è stata ed è centrale per la costruzione di un'Europa ambientalmente sostenibile e socialmente responsabile. L'Italia e la Toscana giocano un ruolo di primo piano. Il vostro progetto, il progetto GeoEnvi, e la giornata di oggi sono dunque un contributo prezioso in questo percorso. Io mi auguro davvero che in futuro possano esserci momenti strutturati come questi per restituire alle istituzioni quello che può essere il quadro fondativo attorno a cui muoverci. La scienza deve giocare la sua partita e la politica non può che partire dai dati che la scienza ci dà. Su questo troverete sempre una porta aperta in Consiglio regionale, e credo che la strada da percorrere sia esattamente quella che voi avete tracciato. Vi auguro ancora un buon lavoro, mi scuso se non potrò essere con voi tutto il tempo, chiedo però ad Adele, a Filippo, se possibile alla fine di questi lavori di mandarmi anche una sintesi della discussione, perché come ho detto, proprio dalla scienza è l'unico modo possibile per superare il chiacchiericcio e continuare a far sviluppare e crescere la geotermia. Grazie ancora a tutti e buon lavoro. Grazie molto, grazie mille. Abbiamo bisogno di avere persone come lei che ha un dinamismo, una visione positiva e che ci aiuta a sviluppare le fonti rinnovabili per la gente. Grazie molto. Grazie molto. E allora adesso cominciamo proprio con Filippo e la prima presentazione sul progetto. Sì. E io nella mia presentazione presento anche il concetto, e se avete il concetto, continua la presentazione che ha dato. Sì, noi nel concetto abbiamo voluto mettere insieme tre componenti che sono indispensabili se vogliamo sviluppare la geotermia. Prima, sì, la scienza. Dunque abbiamo degli esperti scientifici che vedete nel consorzio. L'altra componente che abbiamo voluto mettere nel progetto sono stato l'industria. Se vogliamo sviluppare la geotermia, i progetti su industriali, abbiamo bisogno dell'industria. E il terzo componente che abbiamo messo nel consorzio sono tutti gli enti pubblici. Pubblici, la politica, ma anche tutta l'amministrazione, che è un componente importante nel sviluppo del progetto, che sia per le licenze e tutti i permessi. Dunque, veramente il concetto di GeoEnvi è avere questi tre componenti, scienza, industria e enti pubblici, di essere insieme, di trovare conclusioni insieme, soluzioni insieme per sviluppare la geotermia. Per iniziare la mia presentazione vi do un panorama un po' europeo. Abbiamo lanciato questa idea che la Georgia ha un potenziale, lo sappiamo da tanto, ma non è stato abbastanza sviluppato. E abbiamo detto, il 10 prossimi anni proviamo tutti insieme di sviluppare di più la geotermia, e abbiamo chiamato questo la Geothermal Decade. Ma dove siamo oggi? In 2020. Slide sono un po' lenti. A livello di EGEC pubblichiamo ogni anno lo studio di mercato per vedere un po' dove siamo. Alla fine dell'anno scorso, alla fine del 2020, abbiamo in operazione in Europa 130 centrali geotermici per la produzione elettrica.
abbiamo un po' più di 300 di riscaldamento con la geotermia profonda, che rappresenta 2 gigawatt termico. E il terzo componente della geotermia, piccoli sistemi, le pompe di calore geotermia, sono in Europa più o meno 2 milioni. Dunque, quando parliamo di geotermia a livello europeo, parliamo di questi tre componenti, che sia la geotermia profonda per elettricità e la geotermia profonda per riscaldamento, non solo per gli edifici, ma anche sempre di più per l'industria, che sia la geotermia bassa o la geotermia a media temperatura. E il terzo componente, il nuovo componente che abbiamo messo, che sia in litio ma anche in minerali, che sempre di più si prova a valutare, che sarà un componente importante nel futuro, speriamo. Sull'elettricità, cosa abbiamo visto l'anno scorso e sugli 10 ultimi anni, soprattutto sull'Italia? Si vede che 10 anni fa l'Italia era il paese numero uno sulla capacità installata, con un po' di più di 800 megawatt elettrica installata. Il numero due 10 anni fa era l'Islanda. Cosa abbiamo visto sulle 10 ultimi anni? Che un paese come la Turchia si è sviluppato tanto, che era a meno di 100 megawatt, oggi è a circa 1700 megawatt installato. Dunque si può sviluppare la geotermia in 10 anni in modo rapidamente, con tutte le condizioni. In Italia è stato un sviluppo, non tanto, ma è stato un sviluppo. Sappiamo che ci sono tanti progetti che sono pronti a essere sviluppati. L'Islanda, che è un piccolo paese, che aveva già tanta capacità, ha continuato anche a installare. E la cosa importante, sulle 10 ultimi anni, abbiamo visto nuovi paesi installare dei centrali elettriche. Possiamo mangiare la Croazia, l'Ungheria, la Germania anche, con delle condizioni meno favorevoli dell'Italia, con delle condizioni più di temperatura media, a 100-150 gradi, ha anche sviluppato dei piccoli centrali un po' dappertutto in Baviera. Se guardiamo sul futuro del mercato, vediamo che se vediamo che in Italia ci sono delle centrali installate, vediamo che dei progetti in sviluppo o under investigation, non so la parola giusta in italiano, ma che sono pronti a essere sviluppati tra poco, sono importanti. E quasi il paese numero uno o due sui progetti che sono studiati per essere sviluppati. Dunque in Italia vediamo un potenziale, ma altri paesi, vediamo la Turchia, tanti progetti installati, ma tanti in sviluppo, la Germania, la Francia, l'Islanda, la Croazia, e anche un po' dappertutto, abbiamo il Belgio che anche tra poco pensa avere una centrale, il Regno Unito, ci sono due progetti in sviluppo adesso con perforazione, dunque tra poco anche centrali sono pronte. La cosa che abbiamo provato quest'anno di mettere sono anche le risorse, la temperatura della risorsa, paese per paese, una media sulle centrali che sono in operazione. Dunque potete vedere che l'Italia beneficia di alta temperatura sui progetti adesso. Sul mercato guardiamo anche tanto il teleriscaldamento, e dunque anche fornire il caldo e il freddo ai edifici e all'industria. Perché dico l'industria? Soprattutto l'industria agricola nei paesi bassi è lì che si sviluppa tanto. E lì vediamo che in Francia, in Germania, in Ungheria o in Olanda, tanti progetti sono già installati, ma tanti sono in sviluppo. Ho detto che ci sono 300 centrali di teleriscaldamento già in operazione su 30 paesi, dunque quasi dappertutto in Europa ci sono dei progetti, ma ci sono lo stesso numero di progetti che sono in sviluppo. Dunque possiamo doppiare i progetti in operazione nelle 5 prossimi anni, perché un progetto mette più o meno 4-5 anni a essere sviluppato. Dunque è molto importante questo settore in Europa. Questo potete vedere non sulla capacità, ma sui numeri di sistemi. Come ho detto, la cosa importante sul teleriscaldamento
con la geotermia e che è veramente dappertutto. Vedete questa carta Europa, quasi dappertutto. Solo forse non si vede tanto la Spagna, ma la Spagna da un anno abbiamo visto tanti nuovi progetti, è stato presentato nel nostro webinar la settimana scorsa, notamente come sviluppare progetti sulle vecchie mine di carbone, sulla miniera, e lì abbiamo fatto dei progetti. Dunque, centrale, l'Europa centrale o di est, anche potete vedere tanti progetti in sviluppo, dunque, un po' dappertutto, nuovi paesi come il Regno Unito, che non è tanto sulla geotermia o sul terrascamento, vediamo i progetti di terrascamenti geotermici anche lì. Dopo questa visione del mercato, vi presento un po' cosa è oggi la discussione a Bruxelles sul Green Deal. Il Green Deal è stato un annuncio politico, ma oggi entriamo nella discussione sulle proprie legislative, direttive e aspetti regolatori. Questa è una lista di tutte le proposte legislative del Green Deal, notamente per il nuovo obiettivo che si chiama Fit for 55, l'obiettivo di ridurre di 50% le emissioni greenhouse gas per 2030. Eravamo a 40, passiamo a 55%, molto più ambiziose. Adesso vediamo cosa si può fare con i fonti rinnovabili come la geotermia. Lì si vede su una lista di 5 importanti legislative, la nuova direttiva sulle fonti rinnovabili che sarà pubblicata il 14 luglio, tra meno di 2 settimane, abbiamo la nuova proposta e potete vedere cosa aspettiamo per la geotermia. Anche sull'efficacia energetica, sulla performance energetica degli edifici, eccetera, eccetera. Un punto importante, anche sul punto di vista di finanziamento dei progetti, c'è la revisione delle stated guidelines, dunque aiuti di Stato a vedere come sono i nuovi regolamenti per sviluppare notamente i progetti di dimostrativi innovativi. Sulla direttiva fonti rinnovabili, dal punto di vista della giornata, aspettiamo 3 importanti misure. Abbiamo su 3 importanti misure. Il fatto di de-risking del progetto. So che in Italia fino adesso non è stato sempre una priorità numero una, ma in tanti paesi, soprattutto quando la risorsa è a più media temperatura, come la Francia, la Germania, l'Olanda, è stato veramente il principale fattore per sviluppare i progetti. Come avete visto sullo studio di mercato, ha aiutato tanto il mercato a essere sviluppato. Non so come la discussione in Italia, soprattutto per i nuovi attori del mercato, ma de-risking il progetto, aspettiamo delle misure legislative per aiutare i paesi a sviluppare questi. Come sapete forse, l'Ungheria ha appena 2 settimane fa lanciato il suo de-risking program per la geotermia. Un punto so che è molto importante in Italia sull'armonizzazione delle guide linee di tutti i permessi e licenze. So, questo aspettiamo anche dal punto di vista europeo delle misure per la semplificazione. Dopo questo deve essere tradotto a livello nazionale, ma aspettiamo delle misure europee per aiutare i paesi, tutti gli stati membri, a semplificare il quadro regolamento. E l'ultima proposta che aspettiamo, non so la parola italiana, ma heat purchase agreement, l'accordo per vendere il calore. Sappiamo che sul mercato del calore è diverso del mercato elettrico. Il mercato del calore ha bisogno di clienti. E lì, come esiste il power purchase agreement, se possiamo avere heat purchase agreement, pensiamo che sarà un fattore importante, soprattutto per la geotermia, che può fornire calore all'industria fino a una temperatura abbastanza alta, 150 o 200 gradi. Dunque sono 3 misure che aspettiamo che nel Green Deal per le fonti rinnovabili che aiuteranno la geotermia. Sul Green Deal in generale sono tantissime proposte, non che vado a presentare tutti. Avete nelle slide, se avete bisogno di informazioni, è meglio di contattare EJEC,
e proviamo di darvi le informazioni. Sono tre tipi di proposte nel Green Deal europeo. Delle legislazioni, abbiamo visto la nuova proposta di frontiere europee per la direttiva. Ci sono delle nuove iniziative, circular economy, rinnovazione di edifici, hydrogen strategy, batteries. E noi abbiamo visto come la possibilità forse in qualche paese di estrarre il lithium della geotermia. E anche ci sono tante opportunità di finanziamento. Oggi si discuta soprattutto il recovery fund, soprattutto l'aiuto che arriverà per l'Italia per dei nuovi progetti, aspettiamo anche l'eligibilità della geotermia. C'è stato la settimana scorsa il lanciamento del nuovo programma di ricerca e sviluppo, Horizon Europe, con i call che sono stati aperti, e ci sono due importanti per la geotermia, sul stoccaggio e anche sul zero emission power plant, ma anche aspettiamo altri fonti come Innovation Fund, Modern Fund, una serie di finanziamenti importanti che sono nell'ambiente del Green Deal. Su questo concludo la mia presentazione. Come ho visto, non ho dato tante informazioni di oggi perché abbiamo tanti esperti oggi che vi presento tutto il lavoro che è stato fatto, ma veramente l'obiettivo di oggi era di permettere a tutti questi progetti che sono in sviluppo, e ho menzionato, ci sono una centinaia per l'elettricità, più di 300 per il gas, di essere sviluppato. E per essere sviluppato dobbiamo, come l'ha detto il Presidente del Consiglio regionale, essere in accordo con l'ambiente e anche con la gente, con i cittadini, per avere questi progetti industriali sviluppati e che permettono anche un sviluppo locale economico. Vi ringrazio tanti per la vostra attenzione e adesso ridò la parola a Adele per i prossimi presentazioni. Grazie a voi. Grazie Filippo. Avverto anche il pubblico che è possibile fare domande tramite l'area delle domande e cercheremo di rispondere quanto più possibile online o se non ce la facciamo per iscritto. Parliamo adesso della parte diciamo di base del progetto e parlo io. Parte la presentazione, spero che voi vediate adesso in modalità schermo e effetti ambientali e misure di mitigazione. Questa è stata la base del progetto, capire cosa fare per andare verso l'obiettivo principale, che è quello di tutte le tecnologie di generazione sia elettrica che termica, cioè quella di avere solo impatti positivi a partire da quello della generazione stessa, ma non solo, e nessun rischio. Questo è un obiettivo di tutti i processi e che può essere perseguito soltanto sapendo quali sono gli eventuali potenziali problemi per poterli risolvere. Quindi la prima regola è quella della prevenzione, conoscere i potenziali problemi, eluderli, quindi evitarli sin dal principio con una giusta progettazione e o evitandoli utilizzando alternative, oppure se questo per quelli che non sono fare ogni possibile rischio impatto negativo, massimizzando contestualmente anche quelli positivi. Quindi le misure di mitigazione sono parte integrante della normativa che si applica anche al settore geotermico naturalmente, e secondo normativa comprende le tre forme di misure che qui vedete, cioè la prevenzione, come ho già detto, le misure correttive, riducendo l'impatto a un livello accettabile, che è quello definito da normative talvolta europee e in alcuni casi nazionali o regionali. E la terza forma di misura di mitigazione è quella di misure compensative delle quali noi non ci siamo occupati durante il progetto. Quindi ci focalizzeremo su queste prime due. Come abbiamo affrontato la questione? Naturalmente il primo passo è stato quello di definire il problema, cioè quali sono i potenziali impatti negativi e i rischi che possono avvenire durante uno sviluppo di un progetto geotermico profondo.
La classificazione che noi abbiamo fatto, le classificazioni non c'è uno standard preciso, quindi noi l'abbiamo fatta basata su soggetti di salvaguardia, i cosiddetti indicatori di endpoint, e vedete questi 13 argomenti sulle quali si è focalizzata la nostra attenzione. E sono, come vedete in questo schema, tutti considerati. Questo non significa che i singoli progetti poi li abbiano o li presentino tutti, praticamente mai sono presenti tutti i potenziali rischi e impatti, ma naturalmente il nostro obiettivo era quello di essere esaustivi nella descrizione di tutti i problemi. Quindi una volta definito quali sono i potenziali effetti ambientali, il secondo passo è stato quello di controllare l'intensità dell'effetto prodotto dai dati disponibili, e quindi andando a verificare quali sono le tecnologie di monitoraggio adottate e quali sono i dati anche, e naturalmente un monitoraggio che deve essere presente sulla qualità ambientale, che deve essere presente prima, durante e dopo l'installazione degli impianti, e per poi passare alla verifica del terzo passo, cioè le misure di mitigazione per quegli impatti e rischi ineliminabili in alcuni casi, comunque per ridurre, evitare o eventualmente compensare, ma appunto della compensazione non ci siamo occupati nello specifico, ma ridurre ed evitare le potenziali conseguenze ambientali negative. Questa descrizione di tutti i potenziali rischi e impatti è stata fatta ed è disponibile online. Tutti gli argomenti sono stati descritti, descrivendone origini, in quale fase del progetto si possono verificare, i contesti di influenza, se sono dei rischi, degli impatti o entrambi, quali sono le conseguenze, le modalità di monitoraggio, le tecnologie attuali di monitoraggio, di prevenzione e mitigazione, e alcuni esempi illustrativi. Quando vi manderemo il materiale di questo nostro evento, vedrete che la mia presentazione ha tutti questi link attivi per poter andare direttamente ai rapporti dettagliati e al sito di cui sto parlando. Sono disponibili anche dei testi in italiano, quello che vedete sono i valori, diciamo i testi che vedete in prima battuta sono in inglese, ma se andate sulla i dell'impatto in fenomena vedrete delle schede sintetiche che sono state tradotte in italiano, questo è un esempio, dove sono descritti in sintesi tutti questi effetti. Abbiamo anche realizzato sempre sul sito una descrizione delle informazioni ambientali sui siti che sono stati analizzati nel progetto GeoEnvi, questo è un esempio per esempio per Ritterhofen. E è stato fatto anche un confronto con altre energie rinnovabili per fornire una visione, anche se preliminare, perché non è un discorso completamente approfondito, però una prima descrizione di confronto che non riguardasse soltanto gli aspetti ambientali, però naturalmente questi sono stati considerati, ma anche aspetti economici, tecnici e sociali per varie tecnologie rinnovabili. Una volta fatta la descrizione degli impatti e dei rischi e degli strumenti di mitigazione, siamo passati quindi a mappare, a collezionare informazioni sui regolamenti ambientali, come sono applicati nei diversi paesi partecipanti al progetto. Abbiamo realizzato una descrizione di tutte queste collezioni di informazioni e il processo per arrivare a queste raccomandazioni. Allora, la prima parte sono raccomandazioni per una armonizzazione a livello dell'Unione Europea. Quindi le conclusioni principali di questa prima analisi sono che il monitoraggio è una pratica comune, i dati sono controllati, monitorati rispetto ai valori ai valori limite stabiliti. Tutti gli effetti sono analizzati e ben documentati e comunque c'è un procedere di tutta la parte di ricerca e sviluppo per migliorare ulteriormente le tecnologie già disponibili su questi argomenti. Non so perché mi sono... Eccolo.
Siamo poi passati a lavorare sulle raccomandazioni per migliorare la normativa. Quindi l'obiettivo era quello di armonizzare, di definire delle linee guida per procedere. Quindi abbiamo risposto a delle, ci siamo posti in principio delle domande. Ci sono delle lacune, delle sfide normative ancora rimanenti, la gran parte dei temi sono già normati. Però abbiamo verificato che in alcuni casi mancano dei riferimenti normativi completi e le prescrizioni tecniche, le misure di mitigazione sono parte di buone pratiche degli operatori già esperti, ma non condivisi a livello nazionale, in linee guida europee e così via. Come vengono quindi applicate le normative nella pratica? Questa è stata una delle nostre domande. Quali altri aspetti entrano in gioco e quali elementi possono essere condivisi tra i vari paesi. Abbiamo quindi realizzato delle schede con delle raccomandazioni che sono state diciamo organizzate secondo argomenti, alcuni sono argomenti tecnici che sono quelli che hanno destato il principale interesse degli stakeholder perché o perché c'era una percezione particolarmente negativa di certi aspetti, di certi impatti e di alcuni rischi o perché comunque si riteneva che non fosse sufficientemente normata a livello europeo e armonizzata. Quindi alcuni argomenti tecnici sono le emissioni di aeriformi, l'interferenza delle falde acquifere, lo scarico dei fluidi geotermici e la sismicità. A questi si sono aggiunti anche argomenti di, più legati invece al processo di sviluppo dei progetti, quindi la complessità e i ritardi delle licenze, l'incertezza e come la valutazione di impatto ambientale nella sua forma generale viene coniugata nei diversi paesi, un focus anche sui benefici, quindi impatti positivi e non soltanto impatti negativi, la partecipazione pubblica e la condivisione delle informazioni. L'analisi di questi argomenti e lo sviluppo delle raccomandazioni ha dato vita a un rapporto completo che è disponibile online e ha una serie di documenti di indirizzo e di proposte più sintetici che comunque sono basati sul rapporto completo che sono dei policy brief, questi sono stati tradotti anche in italiano e poi una proposta, una bozza di proposta di linee guida e di sia per la valutazione di impatto ambientale che di modalità autorizzative di cui nel dettaglio si parlerà più in seguito. I policy brief sono quindi dei documenti sintetici che riassumono quali sono le sfide, quali sono i problemi di ciascun argomento, per esempio la sismicità dei progetti, gli effetti negativi della sismicità nei progetti di geotermia profonda, quindi quali sono le sfide attuali, si verificano sempre, no, non si verificano, sono eccezioni, perché ci sono delle eccezioni, ma ci sono anche c'è una mancanza di un riferimento normativo uniforme che dovrebbe riguardare non soltanto il settore geotermico ma anche altri settori e quindi la nostra proposta è stata quella di fornire una descrizione dello stato della sismicità nelle aree geotermiche perché vediamo che spesso questo non è noto o quantomeno le informazioni non sono complete, costituire un regolamento europeo di buone pratiche e armonizzare le linee guida a livello europeo per tutti i settori di riferimento e non soltanto per la geotermia e garantire l'accesso ai dati della sismicità. Adesso vi dico in sintesi, quindi ogni scheda ha un formato simile, sfide, raccomandazioni e punti chiave da considerare. Li vediamo brevemente, questo riguarda la qualità dell'aria per i progetti geotermici, le sfide, le raccomandazioni, quelli di proseguire con i monitoraggi, molti di questi punti sono già parte integrante delle modalità operative di molti progetti europei, ma è bene che vengano sanciti a livello di linea guida armonizzata europea. Stabilire degli standard di qualità dell'aria, perché non tutti sono presenti per normativa europea e poi coniugata, magari sono presenti localmente ma non dappertutto, imporre il controllo, eccetera, eccetera. La terza scheda per argomento tecnico è la qualità dell'acqua
E adesso vado brevemente perché stiamo andando oltre, utilizzare l'analisi del ciclo di vita per la finanza sostenibile è un altro argomento che abbiamo che sintetizza diversi punti che abbiamo analizzato, lo snellimento delle procedure amministrative, di cui parlerà poi in seguito Fausto Battini, e un argomento importante che è stato soltanto iniziato a toccare per questo progetto, che si dedicava agli aspetti ambientali, ma naturalmente questi non possono prescindere anche dalle relazioni costruttive con il pubblico durante i progetti geotermici, e quindi una serie di raccomandazioni per migliorare la sostenibilità anche sociale dei progetti. Questi sono i risultati. E quando riceverete la presentazione avrete anche tutti i link che comunque in gran parte erano già presenti nell'invito. Grazie. Direi di procedere con la presentazione. Con le presentazioni, se ci sono domande risponderemo appunto per iscritto. Io sono pronto, e non so se vedete già il mio schermo. Sì. Ok, ti confermo che vediamo lo schermo. Metto la presentazione, il PowerPoint. Ok, lo vedete senza problemi perché io ho una piccola finestra? Sì, lo vediamo. Ok. Perché lo sto vedendo con la finestra del GoToWebinar. Buongiorno a tutti, sono Gianpaolo Manfrida, sono dell'Università di Firenze, ma qui parlo come consorzio CSGI, che è il consorzio che si è occupato della gran parte dell'analisi LCA nel progetto GeoEnvy. Vorrei ricordare che il progetto GeoEnvy aveva tra i suoi scopi principali l'applicazione della life cycle analysis ed anche lo vedremo lo sviluppo di metodi semplificati per la life cycle analysis, e ci sono stati diversi casi di riferimento e io penso che siano stati fatti dei progressi importanti nell'applicazione di questa metodologia, che è una metodologia che cerca di essere oggettiva e comparativa della sostenibilità ambientale. E come premessa vorrei anche chiarire che i casi a cui farò riferimento sono tutti casi di produzione di energia elettrica. Il mio intervento non vuole essere esaustivo di tutto quello che è stato fatto in GeoEnvy, che ha riguardato anche chiaramente la produzione di calore. Noi stessi abbiamo contribuito, ed anche la produzione mista di elettricità e calore. Però riteniamo che passi avanti molto importanti nell'LCA sono stati fatti proprio nel campo del prodotto forse più comune e anche sicuramente importante per l'Italia, che è la produzione di energia elettrica. E quindi cercherò di raccontarvi quali sono i risultati, anche perché sono stati sviluppati nell'ambito del progetto GeoEnvy, delle linee guida per la conduzione della life cycle analysis, e anche tutti gli impianti di cui parlerò sono stati confrontati con le stesse metodologie ed applicando anche delle schede di rilevamento dell'inventario che è necessario per condurre l'LCA del tutto uniformi. Quindi è stata condotta un'opera importante, direi, di standardizzazione dell'applicazione della life cycle analysis alla geotermia. L'ultima cosa che vorrei dire prima di cominciare è che Adele ci ha ricordato che si parla di tanti aspetti, si parte dagli effetti ambientali, questi sono suddivisi in rischi ed impatti, anche in questo GeoEnvy ha fatto chiarezza, io vi parlo solo degli impatti, cioè di quelli che si realizzano nel corso di una normale conduzione degli impianti, pur tenendo conto della diversità delle tecnologie applicate ed anche della diversità delle condizioni della risorsa. Allora, nella fase operativa, la preoccupazione principale che si ha nella valutazione degli impatti ambientali della geotermia sono le emissioni in atmosfera. Queste provengono nella grandissima parte dai gas incondensabili e hanno aspetti però che sono sia locali, che riguardano queste specie, che sono in particolare importanti da noi in Italia, quindi l'idrogeno solforato, l'ammoniaca, il mercurio, poi gli altri inquinanti sono l'arsenico, il bromo e il particolato, che normalmente vedremo un particolato secondario
e anche effetti globali che riguardano l'effetto serra sostanzialmente, che quindi non sono emissioni inquinanti di per sé, ma sono effetti sul cambiamento climatico, in particolare CO2 e metano. Tra queste emissioni, l'H2S, quindi l'idrogeno solforato, è sicuramente dopo la CO2 il gas che viene rilasciato maggiormente, che si trova con maggiore facilità nel sottosuolo, e questo sia in Italia, sia in Turchia, sia in Islanda è abbastanza comune. Provoca degli effetti ambientali, forma particolato secondario, che poi può essere il suo fato finale, diciamo, dell'H2S, può essere o abbattuto se piove o ossidato in tempi difficili, tra l'altro da prevedere, perché qui entrano molti aspetti sulla qualità dell'aria locale, per trasformarsi in SO2. Quindi non tutto si trasforma in anidride solforosa. Le emissioni di ammoniaca, anche loro contribuiscono a diversi effetti ambientali, particolato secondario, acidificazione, eutrofizzazione. Il mercurio si trova o in forma minerale o sotto forma di piccolissime gocce metalliche, è presente sia sotto forma di vapore, sia può essere presente nelle goccioline trasportate di acqua, trasportate dalle torri, se si ha condensazione del pennacchio. Può entrare, se diventa metilmercurio, nella catena alimentare, quindi tramite gli animali, può essere trasmesso all'uomo. Il boro non rappresenta un problema fondamentale, è nocivo soltanto se ingerito, anche questo è un problema che è in parte collegato alle goccioline di acqua eventualmente presenti nel pennacchio delle torri di raffreddamento. La CO2 è un problema sicuramente in Italia, perché abbiamo concentrazioni che raggiungono anche il 10%, molto frequentemente fra il 6 e il 10%. È molto discusso il fatto che buona parte delle emissioni di CO2 potrebbero essere di origine naturale e quindi raggiungerebbero comunque l'atmosfera. Certamente c'è però un contributo, facendo un'attività di perforazione, di aumentare le emissioni di CO2 rispetto al livello naturale. Il metano è presente in piccola quantità, è emesso naturalmente dal suolo nelle aree geotermiche con bassa concentrazione. La localizzazione degli impianti, lo sappiamo, in Italia è qui in Toscana, e noi faremo riferimento a due casi di studio GeoEnvi. Il principale è costituito dalle centrali Bagnole 3 e 4 e è presente però nei casi GeoEnvi anche un impianto pilota, che è quello di Castelnuovo, che è soltanto progettato e quindi sono previsioni e non dati effettivi. Vorrei ricordare poi che non solo sono stati condotti questi 5 casi complessivamente internazionali, di cui noi ne esamineremo 4, ma sono stati realizzati modelli semplificati SLCA per tutti i casi di studio. Io però vi presenterò le LCA complete. Questa è una foto da Google Maps della zona della Miata con le centrali di Bagnole 3 e 4. È una zona ricca di minerali che contengono mercurio, tanto che c'era un'attività estrattiva nel passato, forte gradiente geotermico, il campo è ad acqua dominante, anche se si sta trasformando in un campo a vapore, quindi abbiamo tipicamente un flash a una certa profondità, attualmente 600-700 metri di profondità. E l'impianto è un impianto a single flash e con un piccolo contributo di un impianto binario dedicato alla produzione di energia elettrica. In realtà produce anche calore, ma la quantità di calore immessa sulla rete di teleriscaldamento è abbastanza contenuta rispetto alla produzione elettrica. Questa è una fotografia che abbiamo fatto nel corso di una visita con gli studenti, non era una bella giornata, ma comunque è anche una centrale che ha il suo inserimento, potremmo dire, architettonico, paesaggistico, quindi è piuttosto interessante, diciamo. Questi sono i dati pubblicati da ARPAT sulle emissioni medie per l'area Larderello, Travale e Damiata. Questi invece sono i risultati riferiti all'unità funzionale per megawattora
elettrico. Qui vediamo i valori medi e poi il minimo e il massimo dell'intervallo di confidenza e ho sottolineato le specie che vi ho segnalato, quindi i valori numerici possono essere ritrovati qui. E gli impianti, vi dicevo, sono complessivamente 61 megawatt, di cui 1 megawatt di binario. La risorsa è prevalentemente acqua-vapore, abbiamo tra il 6 e il 12% di incondensabile, poi abbiamo CO2, H2S, la maggior parte assolutamente CO2. L'altro caso è il caso di Castelnuovo, che vi dicevo è solo progettato, è un impianto ORC che è alimentato da una risorsa di vapore saturo, quindi vapore che poi viene condensato. Nel processo di condensazione c'è poi un'estrazione degli incondensabili che tramite un treno di ricompressione con diversi intercooler, con possibilità anche di varie integrazioni e recuperi termici, può essere poi riniettato in un pozzo di riniezione bifase, quindi che dovrebbe iniettare sia la condensa praticamente dello scambiatore principale, sia le condense degli intercooler e anche i gas incondensabili ad alta pressione che quindi vengono reiniettati nel sottosuolo. L'impianto funziona con due pozzi di produzione ed uno di reiniezione, anche questo sarebbe previsto un inserimento paesaggistico pregevole. Attualmente questo impianto è ancora in corso di valutazione, quindi ancora l'iter autorizzativo non è concluso. Altri casi che abbiamo analizzato in Gioendi sono Dora 2 in Turchia, che è un impianto ORC da 9,5 MW elettrici, lavora su una risorsa liquida a 170 bar circa, ingente la portata d'acqua, chiaramente trattandosi di liquido, 232 kg al secondo. Qui vediamo un po' l'impiantistica, la zona del generatore elettrico, la turbina, qua giù una veduta aerea che ci fa vedere come in effetti condensatori ad aria spesso rappresentano un elemento importante per l'inserimento paesaggistico che va studiato con una certa cura, ci fanno anche vedere che in realtà l'occupazione del suolo è essenzialmente legata a questi componenti, che poi sono anche un po' responsabili a volte del rumore, se si presenta rumore da questa tipologia di impianti. Questo è l'aspetto esterno, un ambiente che è quello produttivo della Turchia. Altro impianto importante che è stato un caso di riferimento per Gioendi è l'impianto delle Scheidi, che è un grande impianto, 303 più grande penso al mondo, 303 megawatt elettrici più 133 megawatt termici che vengono trasmessi alla città di Reykjavik. È un impianto double flash, abbastanza interessante anche qui l'inserimento, è una zona isolata, e vediamo qui l'aspetto, anche qui vediamo le torri di raffreddamento che peraltro sono in numero piuttosto limitato per un impianto di questa taglia, perché si utilizza acqua di pozzi che sono i pozzi utilizzati per il teleriscaldamento, per anche scopi di raffreddamento, e questa è una veduta aerea sempre da Google Maps, perché ho provato a fare qualche cosa di abbastanza uniforme. Tra i casi di riferimento di Gioendi ci sono anche gli impianti EGS, quindi quelli artificiali. In realtà però l'impianto EGS che avevamo come caso di riferimento è quello di Rittershofen, che è dedicato soltanto alla produzione termica. Pertanto abbiamo utilizzato invece un impianto progettato in Cornovaglia, in Inghilterra, che è quello di United Domes, per il quale la Life Cycle Inventory era disponibile tramite i colleghi dell'University College di Londra. Chiaramente la Life Cycle Inventory è stata rielaborata, uniformata a quella di Gioendi ed applicato la stessa metodologia. Tutti questi casi sono stati studiati con LCA, metodologia Environmental Footprint 2.0, che è quella attualmente consigliata dalla comunità europea tramite i suoi soggetti di consulenza scientifica, diciamo. Anche, come vedete, è un impianto che lavora sull'iniezione di acqua che viene iniettata a una profondità di circa 1200 metri, poi prelevata tramite un meccanismo di frattura in parte presente, in parte potenziato nel corso del
sfruttamento di questa zona, di questa località, fino a 3 km di profondità. E l'impianto attualmente è nella fase di trivellazione, qui vediamo la trivella. La cosa che è interessante è che in realtà è localizzato in un'area industriale già piuttosto popolata, quindi l'inserimento non porrà grandi problemi paesaggistici. Attualmente è molto limitata la zona della trivella, che è questa, però vediamo che è un'area industriale dove già sono presenti altre attività. Allora, risultati. Qui abbiamo l'analisi cosiddetta midpoint per gli addetti ai lavori, condotta con Environmental Footprint 2.0. Queste sono le colonne dei casi di riferimento che ho colorato in verde per Gioenvi, mettendo Bagnore e Castelnuovo qui e Lisciai di Dora 2. Il riferimento delle GS di Unate e Dons è questo, e per confronto uno degli scopi che noi volevamo raggiungere era anche confrontarsi con le fonti fossili, e quindi abbiamo fatto riferimento al National Grid italiano pubblicato e presente su Environmental Footprint 2.0, che è quello del 2014. Qui a destra vedete la normalizzazione. Dalla normalizzazione si vede che gli effetti sono alquanto diversi, gli impatti. Per esempio, l'Ishaidi ha un impatto rilevante sul climate change in termini percentuali, mentre per esempio Bagnore 3 e 4 in termini percentuali è l'human toxicity non cancerogena, che è legata principalmente agli effetti di particolato, alla presenza di mercurio. Andiamo nel dettaglio. Volevo presentarvi la torta di suddivisione degli impatti di Bagnore, dove vediamo appunto che il 60% dell'impatto complessivo è causato dalla categoria human toxicity, seguono climate change e water use, e su questo discorso dovremmo, cioè era venuto lo scrupolo di verificare a cosa era dovuto, soprattutto per il mercurio, anche perché nell'environmental footprint e in genere nell'LCA c'è molta incertezza sui fattori di caratterizzazione per il mercurio. Chiaramente l'ipotesi migliore che si può fare è annullare l'effetto del mercurio. Per darvi un'idea, l'annullamento eventuale, se si considerasse come analisi di sensibilità del mercurio, ci porterebbe da 0,039 a 0,0316 punti su megawattora. Questo è un risultato globale pesato a seguito della normalizzazione, ma ci fa capire che l'effetto è importante, circa un 20%, diciamo, però è un effetto comunque che non è il solo. Quindi, a parte questa questione del mercurio che si riflette fortemente sulla tossicità, se togliessimo il mercurio ci rimarrebbe principalmente come categorie importanti, questa volta climate change il 65% e l'eutrofizzazione dell'ambiente acquifero. E effettivamente la proposta che si può fare per risolvere il climate change è osservare che buona parte di questo climate change è dovuto alle emissioni, sia pure in piccola quantità, del metano. La possibilità che si può avere è modificare l'attuale situazione ANIS per prevedere anche un'ossidazione catalitica del metano, che ci porterebbe a ridurre la categoria climate change del 42%, passando dai 0,0316 punti di cui si era parlato a 0,018, che sarebbe quindi una riduzione e un miglioramento importante. Quindi vi sto mostrando cosa può fare l'LCA per il miglioramento. A questo punto quello che rimarrebbe sarebbe la parte di eutrofizzazione, no? Quindi la parte eutrofication, fresh water, sulla quale la responsabilità è importante sicuramente per l'ammoniaca, e per ridurre ulteriormente, perché già c'è un lavaggio con acqua acida alla fine, diciamo, prima della remissione dei gas dell'ANIS, quindi Enel ha già introdotto questo miglioramento. Se si mettesse un ulteriore stadio di lavaggio con acqua acida, si potrebbe abbattere considerevolmente e quindi ridurre in modo importante questo effetto. Quindi ci sarebbe di nuovo la possibilità di ridurre le emissioni complessive di Bagnore a 0,015 ecopunti per megawattora. Sto terminando una visione complessiva, mi sono dilungato su Bagnore perché chiaramente è un caso importante, però il confronto con gli altri impianti. Allora, Bagnore effettivamente si situava originariamente su 0,039 punti, che lo collocava anche leggermente al di sopra delle fonti fossili del 2014,
vediamo che con gli interventi di miglioramento potrebbe scendere considerevolmente al di sotto di questo valore e vediamo che altri impianti, come per esempio gli SHAI di Odora 2, sono invece molto bassi, quindi questo è anche favorito dalle caratteristiche della risorsa, chiaramente. L'impianto di Castelnuovo, se realizzato, potrebbe avere, da quanto sembra, delle ottime prestazioni, mentre un impianto EGS, proprio per le attività importanti che ci sono soprattutto nella perforazione e nello sviluppo del sistema artificiale, ha degli impatti abbastanza considerevoli. C'è un confronto anche con un impianto di riferimento dell'area di Larderello e volevamo anche fare un confronto con le altre rinnovabili. Tutto questo è fatto sempre con un environmental footprint 2.0 e vediamo che rispetto all'eolico o al fotovoltaico, stiamo parlando di grande taglia, effettivamente la geotermia in moltissimi casi ha risultati assolutamente di eccellenza e in diversi casi paragonabili, diciamo, all'eolico o al fotovoltaico, quindi si presenta come una rinnovabile sicuramente a basso impatto e potenzialmente interessante. Niente, queste sono le conclusioni. Questo lavoro, di cui faremo anche una presentazione scientifica, è stato svolto principalmente con l'aiuto di Claudio Zuffi, che vorrei ringraziare. Questo è un intervento di disseminazione e sicuramente il lavoro scientifico che faremo sarà congiunto. Sono a disposizione per chiarimenti e non so bene come restituire lo schermo. Arresto la condivisione. Scusate, spero di essere stato più o meno nei tempi. Benissimo, grazie. Scusate, ma ho l'ingrato compito di cercare di mantenere i tempi per dare a tutti la possibilità di parlare, quindi quando vedete la mia faccia sapete che sono, che colpa mia, ma cerco di aiutare. Allora, noi facciamo un breve break nella serie di presentazioni del progetto con Luca Guglielmetti dell'Università di Ginevra, ma italianissimo, che ci parla, che ci fa un breve cenno della geotermia in Svizzera. Sì, esatto, grazie Adele, grazie a tutti i partecipanti di questo webinar. Effettivamente, sono italianissimo, ho avuto anche modo di lavorare in Toscana per 4 anni in geotermia profonda, in esplorazione, e da 5 anni lavoro all'Università di Ginevra, dove sicuramente potete capire il contesto geologico e geotermico a Ginevra, ma in generale della Svizzera, è quanto mai diverso rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino adesso, concentrandoci sull'elettricità in Toscana, quindi alte temperature e anche problematiche da affrontare ben diverse da quelle che possiamo avere in Svizzera. Sicuramente la Svizzera, come potete immaginare, ha un contesto a partire dal sottosuolo, ma in generale del sistema energetico ben diverso rispetto a quello che abbiamo in Italia centrale. Però c'è sempre stato un interesse nello sviluppo della geotermia. La Svizzera è sicuramente conosciuta come leader europeo, mondiale, tra le nazioni leader per quanto riguarda le installazioni legate alle pompe di calore, ma nel momento in cui andiamo a parlare di geotermia più profonda, sicuramente i due esempi che sono stati realizzati negli ultimi 15 anni sicuramente non sono stati degli esempi virtuosi. Abbiamo l'esempio del progetto EGS di Basilea, che è conosciuto soprattutto per il problema di sismicità indotta che è stato creato, e anche a San Gallo invece, un progetto di carattere strettamente idrotermale, ma sempre profondo, a causa di una relativa malconoscenza del sottosuolo, diciamo, è stato anche mal gestito dal punto di vista operazionale in fase di perforazione, quindi nel momento in cui le perforazioni hanno incontrato una gas pocket di idrocarburi, si è creato un gas kick, quindi un aumento di pressione, che è stata gestita attraverso l'iniezione di fango in pozzo ad alta pressione associata a sismicità. Quindi a seguito di questi due esempi c'è stato un momento di pausa e di riflessione a livello svizzero che è stato interrotto nel
2012-2013. Tutto è nato effettivamente dall'incidente di Fukushima, che ha spinto il governo svizzero a promuovere una nuova strategia verso il 2050, mirata al graduale abbandono del nucleare e di conseguenza trovare nuove soluzioni per la produzione di elettricità, ma anche per l'efficientamento energetico. In questo caso, la geotermia in Svizzera sicuramente, per quanto riguarda la produzione di elettricità, presenta delle difficoltà. Molto si è fatto in termini di ricerca per quanto riguarda gli studi sulla tecnologia EGS al sito di Grimsel e ora a Bedretto, ma dal punto di vista industriale per il momento progetti profondi non ce ne sono. Dal 2014 la Svizzera romanda, quindi la parte francese, è iniziato ad avere una nouvelle vague, come vogliamo dirla da queste parti, in cui dei grossi progetti di esplorazione del sottosuolo sono iniziati, a partire da Ginevra, dove i Services Industriels de Genève, praticamente la Enel del cantone di Ginevra, porta avanti un programma di esplorazione, un portfolio di progetti che vanno dalla geotermia relativamente superficiale a quella più profonda, con un approccio, diciamo, graduale di esplorazione che combina acquisizione di nuovi dati geofisici di superficie e pozzi, quindi si alterna una perforazione con una nuova acquisizione. Il 2021 sarà concentrato prevalentemente su un'acquisizione di sismica 3D di circa 200 km quadri su tutto il cantone. Questa ondata si sta propagando anche ad altri cantoni, Canton Vaud, quindi dove c'è Losanna, Canton Friburgo, dove si crea, diciamo, un'inerzia, un volano anche di trasferimento di conoscenze tra un cantone e l'altro. Questo secondo me è un elemento da considerare anche per l'Italia, soprattutto nel momento in cui si vuole uscire dal contesto classico della geotermia che esiste al momento in Italia, che è quella geotermoelettrica ad alta entalpia, Larderello, Amiata e Travale. Sappiamo che comunque la geotermia è ben più che la produzione di elettricità, è anche la produzione di calore, e il sistema energetico nazionale italiano, come quello europeo, vede come 50% della domanda legata alla produzione di calore. Ed è qui dove la geotermia può eventualmente giocare un ruolo importante anche in regioni diverse dalla Toscana, nel momento in cui si sviluppano delle strategie di promozione della geotermia che permettano anche di ridurre i rischi e di aumentarne la sostenibilità. Quando si parla di sostenibilità, molto spesso si fa l'errore di pensare a sostenibilità ambientale, quindi riduzione delle emissioni di CO2, di inquinamento delle falde, eccetera, ma la sostenibilità è basata su altri pilastri, che sono la sostenibilità sociale e la sostenibilità economica. Ed è proprio in questo modo che la geotermia potrebbe non solo incrementare la sostenibilità ambientale di un sistema energetico, ma anche creare ricchezza in loco, come già dimostrato in Toscana, ad esempio con le reti di teleriscaldamento e l'approvvigionamento di energia per birrifici, serre, la filiera del cibo in generale. E tutto questo può anche creare nuove opportunità di mercato laddove fondamentalmente la produzione, la richiesta di energia viene fondamentalmente approvvigionata attraverso l'uso di combustibili fossili. Altri elementi che sono importanti e che secondo me, a partire dall'esperienza che sto vivendo in Svizzera, possono essere anche trasferiti dall'Italia, è quello del data sharing. Il Servizio Geologico Nazionale ha rilasciato quest'anno un dataset completo di dati del sottosuolo specificatamente dedicati alla caratterizzazione geotermica del sottosuolo. La Confederazione insieme ai cantoni hanno messo in atto una strategia di finanziamento molto ambiziosa e molto favorevole per ridurre i rischi di investimento. Quindi, ad esempio, c'è un sistema di finanziamento legato a progetti pilot and demonstration che permette
ottenere un finanziamento pari al 40% dei costi degli investimenti che si prevedono lungo un progetto, ma ad esempio per la parte di esplorazione legata specificatamente a progetti profondi e alla produzione di elettricità, la Confederazione può arrivare a coprire fino al 60%. Quindi potete immaginare che in un paese come la Svizzera, dove comunque i costi sono molto più elevati, anche se pensiamo solo a quelli del personale, avere questi tipi di finanziamento permette a investitori, in questo momento vorrei anche precisare che la maggioranza degli attori sono delle entità pubbliche, sono delle municipalità, sono dei cantoni che portano avanti questa strategia, ma privati sono anche si stanno anche affacciando alla Svizzera per la parte esplorativa. Quindi fondamentalmente con queste, diciamo, poche parole che volevo condividere con voi, volevo riassumerle un po' con una serie di punti che mi sono segnato per riassumere un po' come effettivamente un'esperienza in un contesto geotermico completamente diverso possano essere eventualmente trasferite a regioni al di fuori della Toscana in Italia. Sicuramente un aspetto fondamentale è la promozione attraverso la possibilità di sviluppare progetti cofinanziati, la condivisione di dati. Mi rendo conto che in Toscana possa essere complesso questo aspetto, ma magari ci sono in pianura padana o altrove una serie di dati che permettano di fare almeno delle analisi, degli assessment, delle predizioni del potenziale geotermico in certe regioni dove al momento sono prevalentemente dei greenfield, sono un po' ancora tutti da esplorare. E sicuramente per la parte di calore può diventare importante nel momento in cui c'è anche la volontà dalla parte di comuni, municipalità e regioni di coinvolgersi anche attraverso la possibilità di poter coprire parte dei costi con finanziamenti europei, ad esempio con Horizon Europe o altri sistemi di finanziamento. E con questo chiudo perché vedo Adele e quindi lascio la parola agli altri speaker. Grazie infinite, Luca. Grazie a voi. E adesso ritorniamo in Italia con la presentazione di Luca Rossini e Enel Green Power. Allora, ditemi se vedete la presentazione. Sì, vedete? Confermo. Ok. Ancora non in presentazione, la vediamo come slide. Ok, ora? Sì, sempre di sì, sì. Quindi buongiorno a tutti. Assolutamente condivisibile tutto quello che ha detto Luca, perché in effetti la chiave è tutto lì, tant'è che anche il mio intervento è molto incentrato sul tema del teleriscaldamento e appunto la sostenibilità in senso generale. Quindi quattro temi: la geotermia in Italia, i benefici della geotermia, sviluppo sostenibile della geotermia, leve per favorire lo sviluppo della geotermia. Quindi la geotermia in Italia oggi sono, sempre per non dare per scontato cose che in realtà, ma ci possono essere persone molto nuove al tema, quindi 34 centrali, 509 pozzi, 700 km di reti. Siamo in esercizio, produciamo energia elettrica dal 1904 e oggi impieghiamo 700 persone, pari a 5,6 terawattora di produzione annuale di energia elettrica e evitiamo 2,8 milioni di tonnellate di CO2. Come ha detto Mazzeo, siamo una grande risorsa per la regione toscana, ma anche più in generale per la nazione Italia, quindi facciamo il 34% del fabbisogno energetico italiano. Come previsione di crescita, nei prossimi 15 anni abbiamo in piano di installare ulteriori 85 megawatt nell'area toscana, quindi una crescita di 85 megawatt corrispondenti a 310.000 tonnellate all'anno di CO2 evitate, ulteriori 250 gigawattora termici corrispondenti a circa 70.000 tonnellate all'anno di CO2 evitate ed oltre
a 100.000 tonnellate all'anno di CO2 evitata grazie a iniziative di riutilizzo della CO2. Questo poi c'è una chart dedicata che spiegherò meglio. Quindi complessivamente oltre 3 milioni di tonnellate all'anno di CO2 evitata al 2035, con appunto l'aggiunta degli 85 megawatt e di altri impianti di cessione del calore. I benefici della geotermia, sempre bene ricordarli, che è una risorsa indipendente dalle condizioni meteo e funziona H24. È importante per la stabilizzazione della rete, la tensione di rete elettrica, consente di risparmiare quote di CO2 attraverso gli usi termici, è importante per lo sviluppo dei territori, è un catalizzatore di iniziative di economia circolare, contribuisce in modo importante alla crescita economica dei territori, rappresenta per la Toscana, ma anche per il paese, una realtà fondamentale importanza per l'occupazione e lo sviluppo socio-economico del territorio. Volume di investimenti annuo di circa 100 milioni di euro, con piena ricaduta sulle aziende italiane. Questo è un'altra driver importantissimo. Ricaduta occupazionale dell'indotto geotermico ad oggi è stimata in 3.500 addetti, fra diretti ed indiretti, quindi fra dipendenti Enel e dipendenti delle imprese. Inoltre sviluppo di aziende di servizi, di meccanica di precisione, elettromeccanica e stimolazione di crescita di nuove competenze e di professioni. 80 imprese nel distretto geotermico e 150 nel perimetro Toscana. Questi sono dati ad oggi. E la filiale del calore, come dicevamo all'inizio, all'introduzione, è il Green Power, è tra i maggiori fornitori di calore da fonte rinnovabile in Italia, con circa 390 tonnellate, kilocal, tonnellate di calore all'anno. Quindi Enel è l'unico dei grandi operatori geotermici nel mondo ad essere completamente integrato e presente lungo tutta la catena del valore, con importanti benefici nell'ottimizzazione della produzione elettrica. È esportatrice di know-how e di innovazione, lo è stata, abbiamo sviluppato con la nostra competenza della ricerca di serbatoi geotermici, abbiamo individuato un serbatoio nelle Ande cilene a 4.500 metri, che ha permesso la realizzazione di una centrale da 80 megawatt. Abbiamo le nostre competenze nella coltivazione delle serbatoie, che ad oggi abbiamo appunto in Cile, in Stati Uniti, 117 megawatt, e negli Stati Uniti, una volta subentrati, abbiamo permesso di massimizzare la produzione con la nostra competenza nella coltivazione. E nel Salvador abbiamo reperimento di nuova risorsa per l'installazione di una centrale da 40 megawatt. La nostra grande esperienza di realizzazione di pozzi profondi in Italia sino a 5.000 metri ha permesso la realizzazione di pozzi sia in Cile che in Salvador, assicurando il raggiungimento dell'obiettivo in area a costi competitivi. La realizzazione di progetti completi in Salvador, USA, Stati Uniti e Cile, in sinergia con i nostri contrattisti italiani, portando all'estero contrattisti italiani come Nova Pignone, Dalmine, Italbalb, Smith, PES, realizzando questi progetti in qualità ed in budget. E la nostra competenza nell'esercizio della manutenzione delle centrali per assicurare sempre la massima efficienza. Sull'innovazione, sin dai primi anni 70 è avviata la reiniezione dell'acqua geotermica, soluzione che rende rinnovabili le risorse e che dopo Enel è stata utilizzata in tutto il mondo. Migliorato l'impatto ambientale attraverso l'AMIS, che è un brevetto Enel, e installati gli impianti di lavaggio per poter utilizzare fluidi geotermici corrosivi, unici nel mondo. Reperita risorsa con perforazione profonda, pozzi da 2.000 metri degli anni 70 ai 5.000 ad oggi metri, che ha permesso di passare da 500 MW di potenza installata ai primi anni 70 a 916 ad oggi. Quindi l'innovazione del know-how in geotermia hanno permesso di raddoppiare la potenza in Italia e di sviluppare nuovi progetti all'estero e di ampliare l'attività di aziende italiane all'estero. Quindi, dovendo correre, perché appunto dobbiamo cercare di aiutare Adele a stare nei tempi, appunto la filiera del calore è una grande leva per rendere sostenibile la geotermia. Noi abbiamo 406 gigawattora in Toscana e forniamo, e 48 in Emilia-Romagna. Abbiamo teleriscaldato 8 comuni geotermici, stiamo per completare il nono, oltre alla città di Ferrara.
ci sono 400 lavoratori come indotto nei comuni geotermici grazie a questa attività, oltre alla nascita di società di distribuzione del calore agli utenti finali e lo sviluppo di competenze specifiche nel settore, oltre e quindi a risparmiare 120.000 tonnellate all'anno di CO2 evitata, 120 milioni, scusate. Altri esempi di appunto sinergia e sostenibilità con le imprese, in questo caso fornitura di calore a 4 complessi serricoli per appunto 187 gigawattora termico e 27 ettari di serre, le comunità del cibo ed energie rinnovabili, slow food, quindi crescita di energia di aziende di eccellenza nel settore agroalimentare, birrificio, caseifici, coltivazione di piante aromatiche per circa un gigawatt termico, la rete di teleriscaldamento per piccole e medie imprese nell'area industriale La Rota, Piancastagnaio in provincia di Siena, e a breve arriverà anche il teleriscaldamento a Iole nei comuni di Santa Fiore e Alcidosso, Montamiata, che serve appunto attività alberghiere e ristoranti. Altra grande iniziativa ormai consolidata dal 2014, abbiamo sviluppato un birrificio, è nato nel comune di Castelnuovo, quindi nella frazione Sassopisano, una grande sinergia fra la geotermia e lo spirito imprenditoriale, questo birrificio che ormai è un uso veramente alternativo, innovativo e alternativo della risorsa geotermica. Quindi la geotermia come driver per lo sviluppo dell'imprenditoria locale nella filiera dell'agroalimentare. Altro concetto sulla sostenibilità del beneficio della geotermia è il turismo sostenibile in aree geotermiche, il museo geotermico, lo sviluppo del turismo nelle aree, le Biancane, le Putizze, più tutta la parte, diciamo, illuminazione, anche nel periodo notturno, che rende più gradevoli impianti geotermici. Ormai è una cosa difficilissima, che ci sono questi ore illuminati. E sul sviluppo sostenibile della geotermia, la sostenibilità ambientale è un tipo di lag che ormai abbiamo cominciato a gestire da anni, e infatti vediamo che gli impianti ormai illuminati sono realizzati, e appunto l'illuminazione della notturna che rende fruibili e in diversi anche assetti gli impianti già in esercizio. Altro tema di sostenibilità, come dicevamo in introduzione, la CO2 è ormai dimostrato, una campagna di 12 mesi fatta nel Monte Amiata, che la CO2 emessa è equivalente a quella che sarebbe emessa se le centrali non fossero in esercizio. Questo è ormai provato, noi stiamo appunto andando avanti a certificare il metodo attraverso una certificazione esterna, come tanti di voi sanno, però è provato, anzi addirittura ci sono punti in cui la CO2, l'effetto di riduzione che fanno i nostri camini, è migliore di quello che sarebbe appunto, di quello che è, sarebbe peggiore se fosse quella naturale senza la centrale. Quindi questo è un grande risultato che nel corso appunto del 2021 consolideremo come diffusione, una volta che Rina avrà certificato la metodologia. Altra grande leva dello sviluppo di sostenibile è appunto l'economia circolare, cioè in questo caso il riutilizzo della CO2. Abbiamo sottoscritto un accordo con un'importante azienda del settore per recuperare circa il 20% della CO2, quindi 100 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, che sono pari al 20% delle emissioni di CO2 delle nostre centrali nell'area Amiata. Gli impianti saranno realizzati in 18-24 mesi, quindi a fine 2023 dovrebbe essere in esercizio, e permetterà di occupare 20 persone durante la fase di operation, quindi già un numero importante in un'area che non ha grandi iniziative di sviluppo industriale,
e oltre alle CO2 che chiaramente viene data a, viene regalata da Enel, c'è anche la messa a disposizione di un terreno, del terreno dove sarà realizzato l'impianto di trasformazione e imbottigliamento della CO2 per usi alimentari. Poi ultima chart ed ho chiuso, leve per favorire lo sviluppo della geotermia, iter autorizzativi semplificati, questo è il primo tema, autorizzazione delle opere in massimo un anno, due potrebbe essere, gli ultimi progetti sono stati realizzati da Enel, hanno avuto periodo iter autorizzativi che sono stati intorno a 5-6 anni, alcuni anche 7, quindi noi ci aspiriamo che arrivino al massimo un anno. E la PAS per gli impianti di taglia sotto a 5 MW. Questo ad oggi è possibile solo per quelli inferiori a 1. In realtà riteniamo che se potrebbe essere estesa a quelli a 5 MW. Poi adeguati meccanismi di supporto e soluzioni regolatorie che permettano di sviluppare la risorsa che gli operatori riescano a reperire. I gare e i comparti vanno bene per le altre risorse rinnovabili, come il sole, come il vento, ma non per la geotermia, che è un'attività mineraria. E che quindi quando uno reperisce la risorsa dovrebbe assolutamente avere la possibilità di costruire la centrale immediatamente, non dire mi tengo questa parte per questo bando e la parte successiva per un altro bando. Quindi si rallenta la possibilità di sfruttare una risorsa che è della nazione prima di tutto, prima che nostra. Migliori incentivi per usi diretti del calore, quindi serve un incentivo che valorizzi secondo noi molto di più i tonnellate di petrolio evitati, la CO2 evitata e gli altri inquinanti evitati. Quindi oggi è un contributo molto contenuto che non tiene conto di queste tre cose. Poi sul riutilizzo della CO2, che è la grande sfida del futuro, favorire la creazione di un tavolo di lavoro per facilitare il riutilizzo della CO2. Ad oggi abbiamo capito ormai a più di un anno e forse anche due che stiamo lavorando su questa cosa, però purtroppo il mercato non è semplice, quindi è un mercato che non offre moltissime iniziative, quindi riteniamo che questo tavolo potrebbe creare le idee per cercare di altre soluzioni alternative o gestire il problema tutti insieme. Grazie. Adele, a voi la parola. Grazie a Luca Rossini. E invito anche gli speaker di tenere sott'occhio le domande, perché io sto rispondendo ad alcune, ma non riesco a rispondere proprio a tutto, quindi propongo anche ad altri di rispondere. E procediamo con Loredana Torsello, di COSVIG, per parlare di benefici e potenziale sviluppo della geotermia in Italia. Sì, buongiorno a tutti. Provo a condividere lo schermo. Mi date un segno se... Siamo in modalità però con... Okay. Esatto, sì. Esatto. Va meglio? Okay. Sì, perfetto. Allora. Grazie. Allora, di nuovo buongiorno a tutti. Proverò in qualche modo a percorrere tutta una serie di informazioni che sono state già in parte anticipate dagli speaker precedenti. Questo spero mi faciliti il lavoro nel riuscire ad approfondire e a fornire un quadro complessivo, un po' a volo d'uccello, su quelli che sono i benefici dello sviluppo della geotermia in Italia, in particolare in Toscana, perché in Toscana abbiamo maturato un'esperienza ormai ultradecennale, quindi da questo punto di vista i miei esempi saranno sicuramente concentrati da questo punto di vista. Allora, io provo a fornire la prospettiva che è quella dell'ente per cui lavoro, che è un CONSCOSVIG, un consorzio dei comuni geotermici della regione Toscana, che in qualche modo sta cercando di individuare tutti i driver, tutti gli elementi che consentiranno, potrebbero consentire fin da oggi e soprattutto per il futuro, di assicurare la funzione di leva di sviluppo per la geotermia per questi territori. In generale,
I vantaggi dell'energia geotermica non sono molto conosciuti, intanto perché soprattutto nel nostro paese è molto concentrata in territori che tra l'altro non rappresentano forse la parte più conosciuta della Toscana e comunque sia confinata, diciamo, ad un'area di 16 comuni nella parte più interna di questa regione. E in più dobbiamo dire che la geotermia italiana è nota dagli inizi del XX secolo soprattutto per la funzione pionieristica che ha svolto nella produzione di energia elettrica, perché se dal 1904 siamo in grado in Italia di produrre energia elettrica da questa fonte, sicuramente questo è un motivo di orgoglio per noi, ma in qualche modo ha messo in ombra nell'arco dei decenni l'importante ruolo che questa fonte può svolgere per la fornitura di calore, entrando in maniera sicuramente più pervasiva in tutte le attività antropiche, sia di tipo privato e civile che di tipo produttivo. Quindi da questo punto di vista ancora molto lavoro possiamo fare affinché i vantaggi e le potenzialità di questa risorsa vengano meglio conosciuti e approfonditi. Dall'altro invece abbiamo bisogno di fare un lavoro su quella che è la percezione della geotermia, spesso accompagnata da tutta una serie di preoccupazioni nelle popolazioni locali, che hanno anche poi influenzato ovviamente il processo decisionale politico, che non sono stati d'aiuto nel riuscire a utilizzare tutto il potenziale che in questo momento la geotermia italiana è in grado di esprimere, almeno dal punto di vista della potenza nominale che abbiamo sotto i nostri piedi in questa regione. Quindi da questo punto di vista sicuramente abbiamo bisogno di fare un lavoro di diffusione delle informazioni basate su informazioni e dati e analisi di tipo scientifico, quindi assolutamente oggettive, dimostrabili e seriamente approfondite, che consentono anche di avviare una migliore capacità di interlocuzione sia con tutti i media che poi con i decisori politici che si trovano a dover prendere poi le decisioni rispetto a quelle che sono le scelte sia di tipo energetico che socio-economiche che devono essere prese per il nostro paese e per questi territori da un punto in un'ottica anche di tipo locale. Quindi è stato detto, giusto per inquadrare un po' quello che è stato il ragionamento che vorrei condividere oggi con voi, noi sappiamo che la geotermia può svolgere un ruolo per il nostro paese e per la nostra regione per la transizione energetica, su cui si stanno concentrando le attenzioni e le preoccupazioni dei nostri politici, dei nostri amministratori. Ma considerando l'estremo radicamento che la geotermia ha nei territori, questo può diventare anche una leva importantissima per nuove opportunità dal punto di vista energetico, socio-economico, per alimentare l'innovazione, i processi di trasferimento tecnologico a cui l'ingegner Rossini ha fatto riferimento in maniera abbastanza precisa. Da questo punto di vista, la complessità del ruolo che può svolgere ci deve indurre a considerare, ogni volta che pensiamo a questa fonte energetica, alle molte facce che devono essere prese in considerazione. Molte di queste sono trascurate e spesso sono quelle che invece possono determinare effettivamente la definizione di percorsi di successo in un'ottica di sostenibilità. Dal punto di vista energetico è stato detto 6 miliardi di kilowattora, il 30% del fabbisogno elettrico della Toscana, l'equivalente di circa 2 milioni di consumi di 2 milioni di famiglie. Flessibile e programmabile, anche questo è un plus che in questo momento non ci possiamo permettere più di trascurare, soprattutto se vogliamo che il nostro sistema energetico si sposti definitivamente sull'uso delle energie rinnovabili. In questo quadro la geotermia svolge un ruolo essenziale che va ben oltre quello che è il reale contributo di kilowattora che vengono prodotti, perché consente alle altre rinnovabili
disabili di poter sviluppare il loro potenziale grazie allo zoccolo duro e alle caratteristiche della fornitura energetica geotermica. Quindi da questo punto di vista non possiamo dimenticarcene. La possibilità di utilizzare la componente termica sia per un utilizzo diretto, quindi con perforazioni che sono poi dedicate, che saranno dedicate alla fornitura di calore, ma ancora in maniera più forte in un'ottica di economia circolare, è importante che si ottimizzino e che si massimizzino tutti gli usi a cascata, perché i meccanismi di simbiosi industriale fra il gestore di un impianto geotermico tutte le altre imprese che hanno bisogno di calore e che sono in grado di rispondere o di utilizzare una gamma di temperature decisamente diverso, potrebbe consentire di andare ben oltre quello che è l'attuale filiera del calore che in Toscana è stata messa in piedi, che è tutt'altro che trascurabile, ma che molto ancora potrebbe fare. Qui semplicemente per darvi il senso di quante sono i possibili utilizzi del calore alle diverse temperature, partendo dai 4 gradi delle risorse più superficiali che possiamo tenere, per arrivare invece alle temperature che ci consentono di produrre energia elettrica negli attuali impianti esistenti e che sono oggetto di continua innovazione e di approfondimenti e di miglioramenti rispetto all'efficienza produttiva dal punto di vista energetico. Quindi diciamo la strada da percorrere è ancora molta, ma questo la consapevolezza di questo non può essere trascurata, proprio perché non va trascurato tutto ciò che ne potremmo derivare ed ottenere. Gli altri due elementi, anche questi citati dai relatori che mi hanno preceduto, c'è una dimensione economica, una dimensione sociale della geotermia che per i territori che la ospitano in qualche modo acquisisce un ruolo essenziale e fondamentale, che è quello di riuscire a connotare e a supportare lo sviluppo economico di un'area più o meno vasta, non soltanto perché è un'attività produttiva a tutti gli effetti, che produce PIL, ma perché consente di produrre know-how, di poterlo esportare. L'ingegner Rossini ha fatto più volte riferimento a questo, ma che consente anche la possibilità di creare e di attivare relazioni di simbiosi o di partnership fra diverse tipologie di imprese, che poi sono in grado di migliorare la nostra competitività a livello di paese. Anche gli investimenti in infrastrutture energetiche che accompagnano gli impianti geotermici hanno un valore in sé che non possono essere trascurati, investimenti e infrastrutture di cui non possiamo più fare a meno e che sempre più dovranno essere oggetto di ulteriori investimenti per rafforzare la capacità, la resilienza del nostro sistema energetico a livello anche nazionale. La dimensione sociale, ovviamente la geotermia vuol dire posti di lavoro, vuol dire la possibilità di accedere a calore a basso costo, che consente non soltanto di migliorare l'attrattività di un'area geografica che è in maniera fisiologica soggetta a depopolamento, aree interne tipiche, per cui diciamo da questo punto di vista non c'è nulla forse di originale, ma grazie alla geotermia questi fenomeni sono sicuramente più contenuti o quantomeno ostacolati. Il teleriscaldamento non soltanto può essere un motivo per rimanere in questi territori, ma anche diventa un elemento di attrazione per nuove famiglie, per nuovi piccoli imprenditori che magari possono dedicarsi alla ospitalità turistica, che sono in grado di destagionalizzare una parte delle loro attività, oppure possono mettere in piedi attività che hanno bisogno del calore e che possono utilizzare questo calore proprio per rendere più competitive le proprie attività imprenditoriali, anche quando è attività imprenditoriale di piccola scala. Da questo punto di vista la geotermia diventa un driver di attrattività per il territorio, demografico e produttivo, che non va trascurato, e su questo stiamo facendo uno sforzo enorme insieme alla regione e ai soggetti che operano sul territorio, proprio per consentire di aumentare la visibilità
degli elementi di attrazione grazie alla geotermia e a tutto ciò che può costituire il suo indotto per aumentare la deconcentrazione, se posso dire, delle attività produttive e demografiche in alcuni centri urbani maggiormente più popolosi. Quindi il quadro che viene fuori è che i territori geotermici, che sono soggetti a tutta una serie di chiamate minacce, perché sono territori, aree interne, caratterizzate o potenzialmente caratterizzate da marginalità socio-economica, con bassa densità di popolazione e sottooccupazione, se non vengono diversificati gli investimenti rischia anche di subire gli effetti negativi di un'economia monoculturale e fragile dal punto di vista infrastrutturale. Proprio grazie alla geotermia può superare tutti questi elementi e questi punti di debolezza, perché invece la geotermia può diventare motivo di specializzazione industriale da un lato, ma di aumento del livello di know-how del settore specifico, esportato ed esportabile in altri paesi, in altre parti del mondo. I centri urbani, piccoli centri urbani, stanno diventando invece dei punti di attrazione di pregio, e da questo punto di vista uno dei pochissimi effetti positivi della pandemia che stiamo vivendo è una migliore valutazione dal punto di vista delle persone, diciamo, che sono state spaventate dagli effetti del Covid, spostarsi in aree rurali per poter svolgere le proprie attività anche in smart working sta diventando un elemento prima trascurato o trascurabile, apprezzando quindi i paesaggi rurali, le tradizioni storiche, e anche per favorire dei fenomeni di turismo sia occasionale, quindi un maggior numero di persone che vengono a visitare questi territori e che vengono a visitare anche la parte peculiare direttamente collegata alla geotermia, manifestazioni naturali, ma anche la parte industriale è sicuramente elemento di attrazione, ma anche perché la possibilità di avere un contesto socio-economico interessante sta incentivando alcune famiglie a muoversi in questi territori, fenomeno che invece fino a un paio d'anni fa era assolutamente inimmaginabile. Ovviamente occorre supportare questo tipo di dinamiche attraverso una serie di politiche, di scelte e di strumenti che devono aumentare, amplificare le indicazioni, le attività che possono essere di risoluzione per le minacce che vengono percepite, attraverso anche una serie di interventi che consentano alle popolazioni locali di sentirsi maggiormente coinvolte nelle scelte politiche che riguardano la geotermia, nelle scelte industriali o nella maggiore condivisione dei benefici che della geotermia stessa possono derivare, non soltanto in termini energetici, ma, come dicevamo prima, anche in termini socio-economici. Il quadro normativo, credo che poi Fausto Vatini dopo lo richiamerà in maniera più dettagliata, ve lo riporto qui soltanto per un paio di osservazioni. Sia nel decreto legislativo 22 del 2010, che è un po' alla base dell'attuale quadro, diciamo, che riguarda la geotermia e l'utilizzo dell'energia geotermica in Italia, che poi invece la legge regionale 7, che attualmente regola invece il quadro regionale, fanno riferimento a due elementi che mi tornano particolarmente utile alla chiacchierata che volevo fare con voi stamattina. Da un lato il miglioramento della protezione ambientale a livello locale, scusate l'errore ortografico, e miglioramento della protezione ambientale che è oggetto di GeoEnvi, per cui questo quadro e questi approfondimenti comunque fanno riferimento alla necessità di tenere sotto controllo, di monitorare e di ridurre gli impatti ambientali collegati all'utilizzo della risorsa, e dall'altro lo sviluppo socio-economico del territorio. Per quanto riguarda la legge regionale 7, che è legge del 2019, che la Toscana ha approvato,
ancora una volta la qualità, il miglioramento delle tecnologie per ricorrere alle soluzioni che minimizzano le emissioni inquinanti, il monitoraggio della qualità dell'aria e in generale le ricadute socio-occupazionali ed economiche sul territorio sono due elementi cardine che devono essere assolutamente presi in considerazione, cosa che va fatta per esempio attraverso l'impegno all'uso dell'energia geotermica residua dalla produzione di energia elettrica, che dovrebbe essere almeno pari al 50% dell'energia termica prodotta, e alla valorizzazione dell'anidride carbonica. Quindi, come è stato ampiamente detto in precedenza, questi sono due elementi su cui occorre lavorare e per le quali, unica criticità, occorre determinare le condizioni perché sia l'energia termica che l'anidride carbonica possano essere effettivamente utilizzate, perché poi una volta stabiliti i principi occorre che il mercato e gli investimenti possano fornire soluzioni concrete al perseguimento dell'obiettivo che è un elemento di positività nelle scelte che vengono prese. Non sto a farvi rivedere quanto è stato già presentato, semplicemente ribadivo, come dire, le caratteristiche demografiche del territorio e un richiamo invece all'accordo generale sulla geotermia, che attualmente è l'accordo volontario che regola i rapporti fra il territorio, la regione ed Enel, l'attuale soggetto che opera gli impianti geotermici, è valido ancora per 3 anni e mi interessa anche ribadire quali sono gli elementi cardine dell'accordo generale, perché siamo in una fase in cui si comincia a ripensare a quello che accadrà dopo il 2024 dal punto di vista del rinnovo delle concessioni geotermiche che regoleranno nei prossimi decenni l'attività e la gestione di questa risorsa, accompagnandolo però con una serie di strumenti che consentano ai territori e quindi i comuni geotermici a continuare a far parte del processo decisionale che conferma la capacità e la possibilità di partecipare alle scelte decisionali e alla possibilità di massimizzare i benefici per le comunità locali, quindi non soltanto energia elettrica, come dice il quadro, come dicono i nostri riferimenti normativi, e come è obbligatorio pensare affinché la geotermia possa diventare sempre più una risorsa che l'intera comunità locale e non possa ritenere opportuno valorizzare, nonostante le attenzioni che sono necessarie per tutta la componente ambientale, e definendo quindi un modello di sviluppo economico che tiene conto di tutti questi aspetti, che valorizza la possibilità di produrre nuove possibilità di sviluppo, agganciato a quelli che sono i principi essenziali della sostenibilità, quindi nella sua dimensione sociale, economica ed ambientale, che io vi ho richiamato velocemente e che non credo di avere adesso modo di approfondire, ma sono questi gli elementi in qualche modo che sono presenti nell'accordo generale e che vorremmo venissero mantenuti, come anche la normativa europea in qualche modo sembra ulteriormente enfatizzare. Philippe Dumas all'inizio di questa mattinata ci richiamava la possibilità appunto che le normative europee tengano conto anche degli aspetti di engagement delle popolazioni locali. Quindi il fondo geotermico è stato, quindi le risorse finanziarie messe a disposizione con l'accordo generale per la geotermia sono state spese con questa finalità, cercando appunto di perseguire le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, e ha consentito di fare investimenti guidati dalle amministrazioni pubbliche, dalle amministrazioni comunali e dalla regione, sia in infrastrutture che in iniziative di sviluppo economico per supportare l'imprenditoria e l'occupazione e per favorire un modello di sviluppo basato sull'energia rinnovabile e sull'efficienza energetica, di cui la geotermia è attore principale ma non esclusivo. Quindi da questo punto di vista l'idea è quella di guardare anche ad attività, ad un quadro molto più ampio e generale, quello che è il sistema energetico regionale e nazionale ovviamente. Quindi
Ritengo che tutte le attività e tutti gli obiettivi che sono stati condivisi siano perseguibili soltanto se si continua ad investire in innovazione tecnologica. Innovazione tecnologica che serve a rendere i sistemi più efficienti dal punto di vista produttivo ed energetico, ma soprattutto più sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico. La ricerca, la definizione di metodologie sia per il monitoraggio che per la corretta il corretto supporto al decision making diventano elementi essenziali per assicurare una crescente sostenibilità di tutto il settore, che tiene conto della sua dimensione economica, ambientale e paesaggistica piuttosto che sociale, e da questo punto di vista la sinergia fra settore privato e pubblico con il coinvolgimento della ricerca e con lo supporto della ricerca diventano passaggi ineludibili. Quindi questo ci consentirà di migliorare la consapevolezza delle potenzialità, di allargare la platea dei soggetti che condividono e che sono consapevoli appunto di quelle che sono le potenzialità, i limiti e le sfide che devono essere colte da questo punto di vista. Quindi l'obiettivo sicuramente è quello di lavorare per una geotermia che sia responsabile ambientalmente e socialmente, che coinvolga gli stakeholder e che metta in piedi, che sia un modello di sviluppo collaborativo per i territori e imitabile in qualunque parte del nostro paese e a livello europeo, perché ovviamente esempi di questo tipo credo che debbano essere implementati anche altrove come modello imitabile, migliorabile e comunque condivisibile dalla popolazione. Ringrazio, scusate, non spero di essere stata nei tempi. No, non vedevo più e io non vedo Adele. No, ma ti ringrazio, però passiamo rapidamente all'ultima presentazione di questa prima carrellata per poi andare nella tavola rotonda. Quindi Fausto Battini. Buongiorno. Parlerà. Sto cercando di mostrare il mio schermo, non so se vedete. Vedete qualcosa? Vediamo una magnifica fotografia. Ah sì? Adesso? Adesso credo che ci sia la presentazione, ancora non in modalità presentazione. Ecco. Ci siamo, ok. Sì. Allora, buongiorno a tutti, sono l'ultimo relatore della mattinata e quindi cercherò di recuperare, se possibile, un po' del tempo che abbiamo sforato in mattinata. Allora, due parole per presentarmi. Io lavoro in geotermia da tantissimi anni, ho lavorato prima per tanti anni per Enel, adesso sono responsabile tecnico della società Magma Energy Italia, ma oggi sono qui per rappresentare la rete geotermica che fra pochi istanti vi dirò chi è e che cosa fa. Prima di parlarvi della rete geotermica, però, vorrei fare un richiamo ai possibili scenari di sviluppo della geotermia in Italia, partendo dal 2010. Il 2010 è stato, diciamo, una data importante perché veniva emanata una nuova normativa che promuoveva lo sviluppo della geotermia, aprendo il mercato a nuovi operatori e cercando di semplificare i processi autorizzativi. Nel 2011 è poi stato emanato il decreto legislativo 28 che promuoveva lo sviluppo di impianti pilota che avrebbero dovuto o che dovrebbero utilizzare tecnologie innovative in grado di consentire la riniezione dei fluidi geotermici e operare gli impianti con emissioni in atmosfera nulle.
Nel 2012, anche questa è un'altra legge importante, il 134, ha classificato le risorse geotermiche come fonte energetica strategica e quindi come bene indisponibile dello Stato. Diciamo, a seguito di queste modifiche legislative c'è stato, devo dire, un grande entusiasmo da parte di molti operatori a presentare permessi di ricerca un po' in tutta Italia, in tutte le nostre regioni. Addirittura sono state presentate, credo, intorno a 120 istanze in tutte le regioni. Tutto questo perché? Perché sia da parte di UGI, che nel 2010 prevedeva uno sviluppo della geotermia diciamo significativo, adesso ho perso la presentazione quindi vado in tilt, vedete voi? Sì, noi vediamo. Ok, allora vedo lo schermo. Quindi prevedeva due scenari di crescita, uno di raggiungere i 10 terawattora all'anno nel 2020, questa è una previsione del 2000, intorno al 2000, e oppure una più conservativa che doveva consentire di arrivare a 7 terawattora. Rete geotermica, insieme a Azzo Mineraria, aveva fatto proprie stime sul potenziale italiano, considerando quindi anche i dati che venivano messi a disposizione da alcune imprese che avevano perforato pozzi per idrocarburi, il potenziale estraibile entro i primi 5.000 metri con temperature superiori a 150 gradi era stimato intorno a 2.000 terawattora termici, che corrispondono grosso modo a 200 terawattora elettrici. Questo potenziale, se sviluppato, consentirebbe addirittura di raggiungere il 60% dell'energia elettrica producibile e necessaria per il consumo elettrico italiano. Queste erano stime al 2015. Ok? Allora, su questa scia, su questa nuova linea regolatoria, è stata costituita nel 2013 la rete geotermica. È una rete di imprese. Vedete sulla sinistra tra le imprese che la compongono c'è Sorgenia, Graziella Green Power, la stessa Magma Energy, e che sono sviluppatori, Renewem, Gesto, però ci sono anche società di ingegneria tipo Sintecnica, Tosco Geo, Isolver, che è una società di costruzione, Exergy, che è una società che fa turbine, turboden, e anche Schlumberger. La missione che si era data rete geotermica che si è data è quella di creare una filiera italiana, o meglio consentire il mantenimento di una filiera italiana per lo sviluppo sostenibile delle risorse geotermiche, quindi realizzando progetti ambientalmente compatibili con i territori, impiegando tecnologie innovative a zero emissioni, massimizzando le ricadute socio-economiche nei comuni sede di impianti. Questi erano gli obiettivi. Le competenze della rete sono praticamente coprono tutte le necessità per lo sviluppo dei progetti. Il ruolo attivo che svolge la rete è in primis rappresentare le imprese geotermiche della rete nei rapporti con le istituzioni. Per esempio, è stato siglato un protocollo d'intesa con la Regione Toscana con il quale, diciamo, le aziende che svilupperanno i progetti in Toscana assumono degli impegni anche in termini di ricadute socio-economiche sul territorio. Ovviamente promuovere la valorizzazione della geotermica attraverso campagne di sensibilizzazione e collaborare con altre associazioni tipo UGI, Elettricità Futura, Azzo Risorse, che era, ora si chiama, prima era Azzo Minerale, adesso si chiama Azzo Risorse. La tipologia degli impianti che la rete geotermica intende realizzare prevede un campo pozzi, ovviamente, tutti i pozzi perforati
dalla stessa postazione, sia posti di produzione che di iniezione, una centrale a ciclo binario che però consenta anche, diciamo, la repressurizzazione del gas per la riniezione del sottosuolo, e combinato allo sviluppo del progetto geotermico tradizionale per la produzione di energia elettrica, c'è anche un parco geotermico. Quindi in questo modo cerchiamo di utilizzare nuove tecnologie o tecnologie innovative per la sostenibilità ambientale, l'integrazione del paesaggio e uso del calore nei processi produttivi. Quelle che vedete sono immagini, rendering, purtroppo, perché ancora non siamo riusciti a realizzare un impianto, di alcuni degli impianti che verranno realizzati sia nella zona di Landerello che nella zona della Miata. In termini di sviluppo, gli investimenti previsti al 2030, entro il 2030, prevedevano lo sviluppo di circa 200 megawatt, quindi 20 nuovi impianti da realizzare ovviamente non solo in Toscana ma in varie parti d'Italia, nord e anche sud Italia. Il costo medio di generazione di questi impianti purtroppo è molto alto, è intorno ai 200 euro a megawattora. Questi investimenti, stimati intorno a 1,3 miliardi, ovviamente avranno ricadute sia nell'industria cosiddetta upstream, dall'esplorazione alla perforazione, sia nel settore industria manifatturiera di turbine e altri componenti di impianto, oltre che ovviamente sulle società che fanno opere civili, che lavorano quindi sul territorio. Le ricadute economiche per i territori sono stimate in circa, a regime, diciamo, a circa 11 milioni all'anno a favore dei comuni, essenzialmente dei territori, e 50 milioni ai comuni con sede di impianto. Creazione di 3.500 addetti per l'attività di realizzazione dei progetti e ovviamente anche un significativo indotto per le attività produttive connesse all'utilizzo del calore. Tutto questo, ovviamente, per realizzare questo sviluppo occorrono sostanzialmente due cose. Uno, la semplificazione delle procedure autorizzative. Vedremo tra un attimo che i tempi sono praticamente inaccettabili per uno sviluppo industriale. Adeguate politiche di sostegno che permettano la maturazione dell'innovazione tecnologica e consentire quindi la riduzione degli attuali costi di generazione di circa il 35% al 2030. Quali sono le barriere allo sviluppo? Ne abbiamo parlato già anche Luca Rossini ha accennato. Ovviamente per un soggetto industriale che vuole sviluppare dei progetti, quindi investendo il proprie risorse, gli impedimenti principali sono la complessità e la lentezza delle procedure autorizzative. Ad oggi credo che ci siano più o meno 10-15 enti che devono esprimere un parere sulle procedure autorizzative. Sopravvalutazione di alcuni impatti ambientali che in alcuni casi creano preoccupazioni nelle comunità e che devono ospitare gli impianti. Per esempio, uno di questi è la sismicità. L'Alderello e Montamiata sono in esercizio da direi quasi 100 anni e non si sono osservati in tutti questi anni modifiche sostanziali alla sismicità. Quindi in Toscana perlomeno, o in Italia più in generale, episodi tipo quelli che si sono verificati anche recentemente in Svizzera o anche in Francia non sono ipotizzabili, perché va ricordato che in Italia i cosiddetti EGS, sistemi Enhanced Geothermal System, non sono autorizzati per legge. Punto principale è la mancanza di adeguati strumenti di sostegno per promuovere lo sviluppo. E quindi è necessario muoversi in queste due direzioni.
Non mi soffermo molto su questa diapositiva, tanto poi avrete modo di studiarvela quando saranno messe a disposizione di tutti i partecipanti. Però cosa fa vedere questo? Che da quando, diciamo, un investitore ha un'idea e presenta la richiesta di un permesso di ricerca, a quando teoricamente potrà realizzare e entrare in esercizio con la sua iniziare la realizzazione dell'impianto, passano teoricamente 82 mesi, 35 mesi sono in fase autorizzativa, assumendo tempi autorizzativi di legge. Ok? Qual è invece la situazione attuale? Allora, dati MISE aggiornati al 2018, non ho trovato di meglio, ci sono 53 permessi di ricerca rilasciati per circa 3.500-200 km quadrati in 5 regioni. I lavori di esplorazione sono stati completati solo in pochi permessi di ricerca. Il ritardo o la mancata esecuzione dei lavori è causata da opposizione di comitati locali contro lo sviluppo geotermico, ricorsi al TAR e quant'altro, sospensione delle attività per moratoria delle regioni Toscana e Lazio. Qui per definire le aree non idonee, almeno in Toscana, è stata proclamata una moratoria che è durata, credo, alcuni mesi, se non addirittura un anno. Per alcuni permessi l'autorizzazione viene rilasciata solo per rilievi di superficie e non per perforazione di pozzi profondi. Oppure per alcuni pozzi, per alcuni PR viene rilasciata l'autorizzazione per la perforazione di pozzi, ma non viene fornita alcuna garanzia per il rilascio della concessione di coltivazione. Tutta questa complessità ha fatto sì che solo 3 istanze di concessione di coltivazione sono state presentate a conclusione dei lavori di esplorazione. Le 3 istanze sono tutte e 3 in Toscana, sono 2 di Sorgenia e 1 di Magma Energy Italia. Quindi, morale della favola, ad oggi nessun impianto geotermico è stato avviato dopo l'emanazione del decreto 2010. Questa è un focus particolare sui cosiddetti impianti pilota, che dovevano avere un percorso rapido, perché prevedevano promossi dal Ministero dello Sviluppo Economico per sperimentare o comunque per sviluppare tecnologie innovative per l'emissione zero. Questa è la situazione. Di 9 permessi presentati, non ce n'è uno dopo 7, 8, addirittura 10 anni di inizio delle procedure autorizzative, nessuno è arrivato a conclusione. E quindi, o perché c'è uno bocciato dal TAR del Lazio e poi c'è il ricorso al Consiglio di Stato, un altro bocciato al Consiglio di Stato, un altro bocciato dal MATM, insomma, è una situazione veramente difficile per gli investitori che mettono a rischio le proprie risorse in queste attività. Allora, quali sono le nostre proposte concrete? Punto primo, semplificazione delle procedure. Quindi, dal momento che in Italia le risorse geotermiche sono classificate di interesse nazionale strategico, è auspicabile che il loro sviluppo venga gestito con criteri univoci dalle varie regioni, alle quali sono attualmente delegate alcune funzioni. Pertanto, sarebbe necessario l'istituzione di un'autorità geotermica nazionale qualificata per sovrintendere allo sviluppo sostenibile dell'energia geotermica e per agire come organo di controllo multilivello, coordinando i diversi organi di governo locale, coinvolgendo le parti interessate, tra cui le associazioni ambientaliste e associazioni di imprese, elaborare un piano di sviluppo pluriennale. In Italia esiste un inventario molto dettagliato delle risorse geotermiche, tantissime risorse economiche nazionali dei cittadini sono state investite in questo ambito, quindi sulla base delle dati attualmente esistenti è relativamente semplice elaborare un piano di sviluppo
pluriennale, individuando le aree non idonee per la realizzazione degli impianti e quindi avere facilitato un percorso facilitato per chi vuole investire in nuovi progetti geotermici, sapete dove può andare a investire. Rilasciare un titolo concessorio geotermico unico all'interno del quale poter eseguire tutte le fasi del progetto: esplorazione, perforazione dei pozzi, costruzione. Rilascio con tempistiche entro 150 giorni. I 150 giorni vengono da una recente intervista, credo, fatta dal ministro Cingolani, nel quale addirittura lui parlava di 130 giorni per il rilascio dei permessi per progetti rinnovabili. Comunque, se questi giorni fossero anche raddoppiati, come diceva anche Luca Rossini, e fossero un anno, ma certo tutto questo andrebbe, sarebbe più che soddisfacente. Proposta, strumenti di incentivazione economica. Recentemente il GSE ha comunicato che il sostegno previsto per l'attività geotermica nell'anno in corso 2021 è pari a 105 milioni di euro, ovvero 2,18 di tutti gli incentivi alle rinnovabili. Purtroppo nessuno degli impianti a ciclo chiuso ne ha beneficiato, nonostante almeno 6 degli impianti di cui ho fatto vedere prima la slide degli impianti pilota sono iscritti al registro del GSE grazie al decreto incentivi del 2016. Però non avendo nessuno di questi ricevuto l'autorizzazione, quindi non è possibile nemmeno beneficiare degli incentivi stessi. Quali sono le nostre proposte? Su nuovi meccanismi incentivanti dedicati specificamente alla geotermia, quindi esclusione degli impianti geotermici tecnologicamente avanzati o a ciclo chiuso dai meccanismi delle aste, in linea con quanto è già fatto in altri paesi europei, viene in mente la Germania o anche la Francia. Potenza netta degli impianti compresa tra 5 e 20, adesso la limitazione era 5 megawatt, però cioè, per la realizzazione di un impianto industriale raggiungere i 20 megawatt sarebbe auspicabile. Avere un contingente dedicato di almeno 150 megawatt con relativi oneri da sostenere nei 5-7 anni successivi, cioè il 2022 e il 2028, in grado quindi di innescare i processi di apprendimento e avviare le azioni per la riduzione dei costi. Adeguato premio per i produttori di energia elettrica da fonte geotermica da integrare per integrare i ricavi ottenuti dalla vendita sul mercato, prevedere anche, se possibile, un credito di imposta per rimborsare i costi per i pozzi, considerato che le risorse geotermiche sono di proprietà statale e quindi una volta scaduta la concessione, i pozzi e le relative infrastrutture ad essi connessi tornano nella disponibilità dello Stato, quindi il privato investe i propri soldi nella realizzazione dei pozzi, ma a fine del titolo concessorio, dopo 20-30 anni, quello che sarà, questi costi, il valore dei pozzi ritorna nelle mani dello Stato. E ultimo, ma non meno importante, creare un idoneo fondo per coprire i rischi di insuccesso nella fase di esplorazione nuove aree. Qui voglio ricordare ai meno giovani che nella legge 896 era previsto il rimborso del 75% del primo pozzo esplorativo nel caso di insuccesso. Poi, per ragioni che non conosco, questa buona pratica è stata eliminata, però poi le conseguenze sono che lo sviluppo della geotermia purtroppo è ristagna. Credo di aver finito la mia presentazione. Sì, grazie a tutti. Grazie, ringrazio Fausto e passo la parola a
alla tavola rotonda e quindi a Marti, a Loris sì. Martignoni per moderare sì. il tutto. Grazie. Ok, allora siamo chiusa la prima parte, siamo in leggero ritardo, ma insomma succede sempre. Ora passa a me quel ruolo che aveva Adele, quell'antipatico, magari di moderare gli interventi in modo di cercare di chiudere, non dico entro le 13, ma insomma poco oltre. Tra l'altro l'ingegner Zaghi ha anche comunicato che non ci potrà essere oltre le 13 e quindi vedrò magari poi a un certo punto di farlo intervenire prima per diciamo per motivate esigenze di uscita. Allora, permettetemi solo, allora io sono Loris Martignoni, vicepresidente del COSBIC, sono stato da sempre nella geotermia e negli ultimi 10 anni sindaco di Pomarancio, ma alcuni politici che sono qua che hanno tutte e due esperienze da sindaco, ho visto, per un certo periodo. Solo un breve applauso a quello che è stato il lavoro svolto fino ad oggi, perché credo che Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale, abbia centrato subito l'argomento anche prima di conoscere la cosa. Quindi dobbiamo ripartire per diciamo lo sviluppo della geotermia dalla scienza, dalla tecnica, e questo è un lavoro che ci consentirà di utilizzare queste esperienze proprio come diciamo indispensabili per presentarci al mondo nella veste migliore. Allora, io credo che i vostri interventi dovranno contenersi all'incirca in 5 minuti, quindi prepariamoci in questo senso. Tra l'altro, per coloro che ci seguono e sono più di 100 e che magari non conoscono, ne parliamo con Paolo Arrigoni, con Annalisa Corrado, con Riccardo Corsi, con Catiuscia Eroe, con Gianni Pietro Girotto, con Massimiliano Barrale e con Andrea Zaghi, che diciamo sono nostri ospiti. Dopo la parte esclusivamente tecnica, anche la parte ambientale e la parte politica. Inizierei come previsto da Paolo Arrigoni, senatore della Repubblica dal 2013, come dicevo prima anche lui un'esperienza da sindaco importante, esperienza da consigliere della provincia di Lecco, adesso è membro della 9ª Commissione Agricoltura e Produzione Alimentare, ma anche della 13ª Territorio Ambiente e Beni Ambientali. Tra l'altro è anche membro del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, questa è una cosa no, che mi piace personalmente. Per cui a lei, dottore Arrigoni. Grazie, un saluto a tutti, ringrazio per avermi invitato a questo interessantissimo webinar che è partito con la presentazione del progetto GeoMD. Siamo in una fase in cui si parla sovente di transizione ecologica, lo si farà sempre di più, le parole d'ordine sono sostenibilità e decarbonizzazione. Il nostro paese deve rivedere il PNIEC, gli obiettivi devono essere innalzati a seguito del nuovo taglio della CO2, dovremmo, lo dice spesso il ministro Cingolani, installare al 2030 oltre 70 gigawatt di nuova potenza elettrica, in realtà negli ultimi 2 o 3 anni stiamo installando meno di 1 gigawatt per molti problemi. Il DMFR1 ne è una dimostrazione, insomma, del fallimento in ordine agli iter autorizzativi, il DMFR2 è in ritardo, il decreto semplificazioni dello scorso anno ha deluso le aspettative, c'è il problema delle aree idonee, c'è il problema della sindrome di NIMBY, la resistenza delle comunità locali, c'è la resistenza delle sovrintendenze. E di più dovremo sempre più nei prossimi anni passare dai consumi dei trasporti e degli usi termici nel trasferirlo verso l'elettrificazione. E poi abbiamo anche il problema, abbiamo l'obiettivo anche di produrre l'idrogeno, qualcuno vorrebbe solo verde, utilizzando ovviamente energia elettrica da fonti rinnovabili. Ecco che dunque, e vengo al tema odierno, il ruolo della geotermia deve essere assolutamente valorizzato. La geotermia è un'energia rinnovabile, è programmabile, ha un'alta continuità ed alta efficienza, 7.000 sono le ore di funzionamento all'anno. Io ritengo che sia sbagliato puntare quasi esclusivamente sullo sviluppo del fotovoltaico e dell'eolico. In occasione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Mi piace ricordare come il mio gruppo politico abbia presentato delle osservazioni e ne ha avuto l'accoglimento in ordine al sostegno del geotermico elettrico e anche delle pompe geotermiche, proposte che sono state accolte nelle commissioni attività produttive di Camera e Senato, delle commissioni ambiente di Camera e Senato, proposte che sono state anche recepite nella relazione finale di Camera e Senato, relazioni che devono servire al governo nel predisporre la revisione complessiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Purtroppo nel testo che è stato approvato con pieni voti dalla Commissione europea pochi giorni fa non vede la parola dello sviluppo della geotermia. Questo è veramente un peccato, ma non dobbiamo demordere, dobbiamo lavorare per sfruttare quelle potenzialità che ha il nostro paese. L'RSE e GSE dicono che il 60% del territorio italiano dispone di questa tecnologia. Noi abbiamo una filiera, abbiamo sentito poc'anzi qualcuno che l'ha illustrato, abbiamo una filiera importante che sviluppa questa tecnologia. Ricordiamoci che oltre agli obiettivi della decarbonizzazione non possiamo sottacere altri obiettivi che deve tenere conto il nostro paese, che sono quelli della riduzione della dipendenza energetica dall'estero. Dobbiamo tener conto della sicurezza e della resilienza del sistema elettrico, dobbiamo sostenere le filiere e dobbiamo muoverci nella transizione ecologica con la sostenibilità che non può essere solo ambientale ma anche economica e sociale, e attuando il principio della neutralità tecnologica. Quindi il massimo impegno da parte mia, del gruppo politico a cui appartengo, è che nella prossima imminente, perlomeno così dice il ministro Cingolani, emissione emanazione del DMFR2, ci sia ricompreso il sostegno al geotermico, che con la revisione del PNIEC, che deve essere fatta quanto prima per adeguarci al nuovo taglio della CO2 al 55% al 2030, si dia considerazione allo sviluppo del geotermico. Dobbiamo ovviamente adeguare, l'hanno detto più di una persona di coloro che sono intervenuti prima, il riferimento normativo per accelerare gli iter autorizzativi. Abbiamo visto che ci sono sulla carta molti investimenti, dobbiamo consentire che questi investimenti nel geotermico possano essere messi a terra. E concludo per dire che anche qui, per rimuovere la sindrome di NIMBY, bisogna fare, così come in tutto l'ambito delle rinnovabili, molta informazione alla comunità italiana, e soprattutto bisogna fare formazione nell'ambito del personale della pubblica amministrazione, non solo quello tecnico ma quello amministrativo. Insomma, bisogna lavorare anche per contrastare quella che sovente è una comunicazione inesatta, ideologica. L'abbiamo visto nelle ultime ore, le vicende che sono successe a Strasburgo, che sono stato purtroppo l'occasione per alcuni media di gettare fango su questa tecnologia. Chiudo per dire che ovviamente la forza politica a cui appartengo, la Lega, Salvini Premier, continuerà nel cercare di sostenere questa tecnologia, lo farà convintamente. Cercheremo attraverso il MIT di partire da subito, dando il giusto riconoscimento a partire dal DMFR2. Ho concluso. Spero di essere rimasto nei tempi. Sì, sostanzialmente ci siamo. La ringrazio, senatore. Mi fa piacere in particolare sentire le parole che lei ha pronunciato, perché in geotermia, ma anche in Toscana, c'era una grande preoccupazione relativamente al fatto che nel primo piano del ministro Cingolani la geotermia non era citata. Però ecco, abbiamo volontà di recuperare, mi sembra che anche lei come esponente politico l'abbia detto, insieme a tante altre cose che condivido, per cui la ringrazio in maniera particolare di questo intervento. Passo adesso all'ingegnera Anna Lisa Corrado, ingegnera meccanica ma anche un dottorato di ricerca in energetica. Tra l'altro è responsabile dello sviluppo progetti innovativi della società Zero CO2 e responsabile delle attività tecniche di Kyoto Club.
si occupa pertanto da sempre di percorsi di sostenibilità anche all'agenda ONU 2030, di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di efficienza energetica e di economia circolare. A lei. Grazie, grazie. Buongiorno, intanto grazie, una relazioni interessantissime. Tra l'altro proprio nel mio dottorato ho fatto LCA di sistemi energetici alimentati da fonti rinnovabili, quindi insomma ho fatto un tuffo nel passato nel vedere i risultati degli studi portati avanti. Io volevo però ovviamente fare un discorso più generale, anche visto il tavolo in cui mi trovo. Io credo che la geotermia sia proprio uno dei campi su cui si è sperimentato, soprattutto in questo paese, la difficoltà a far capire davvero che cosa significhi transizione ecologica. È un momento in cui queste parole sono sulla bocca di tutti, è un momento in cui in molti cercano di far passare per transizione ecologica qualcosa che assolutamente non lo è. C'è anche un fenomeno di greenwashing in questo momento che è spaventoso. E quindi io penso che l'operazione culturale che noi dobbiamo fare, molto importante in questa fase, sia quella proprio di aiutare le persone ad unire ad una maggiore sensibilità, che in questo momento finalmente c'è, anche grazie, diciamolo, all'enorme e meraviglioso sforzo dei ragazzi dei Fridays for Future in tutto il mondo, che ha portato finalmente nell'agenda mediatica e poi anche politica questo tema che la scienza invece cercava di portare avanti da più di 30 anni. Ecco, c'è una grande sensibilità, ma ad essa non corrisponde una grande consapevolezza. E questo è molto pericoloso, perché poi questa sensibilità viene cavalcata, spesso strumentalizzata, e nel nostro paese finisce anche che cade a terra attraverso fenomeni di NIMBY contro le tecnologie sbagliate. E, giustamente le persone hanno diritto e dovere di difendersi dalle aggressioni al territorio, aggressioni che abbiamo visto negli scorsi lustri in maniera dissennata, no? Di cui il nostro paese porta ancora tracce profonde e gravissime, ma invece deve imparare a capire quali sono gli alleati della giusta transizione. Una transizione che, come abbiamo visto, non può assolutamente più attendere, i tempi non ci sono assolutamente più, questo ce lo dice la scienza, però ecco, dobbiamo avere ben presente che la transizione porta anche dei momenti di tensione sui territori, no? Porta delle difficoltà oggettive e quindi porta anche una necessità di uno contributo molto forte da parte della politica in termini di pianificazione del territorio, in tema di regolamentazione ovviamente, ma anche in tema di partecipazione delle persone e di trasparenza delle decisioni. Abbiamo visto molto spesso i fenomeni di NIMBY accanirsi proprio laddove non c'era una pianificazione, non c'era una strategia e dove non veniva spiegato alle persone né il tipo di tecnologia che si voleva portare avanti e né il progetto complessivo all'interno del quale queste tecnologie si inseriscono. E questo è stato ed è un grave danno non solo per il geotermico ma anche per l'eolico, ma anche in alcuni casi per il fotovoltaico stesso, ed è un problema che il nostro sistema paese deve essere in grado di risolvere il più velocemente possibile. Ci vogliono delle riforme delle autorizzazioni, certamente, ci vogliono delle riforme della burocrazia, certamente, ci vuole una riforma della pubblica amministrazione che consenta di gestire questi processi complicati che necessitano rapidità ma anche tutela, e ci vuole una pubblica amministrazione in grado di spendere correttamente queste risorse ingenti che arriveranno sui territori proprio su queste tematiche, e essendo ancora una volta soldi sottratti alle future generazioni, è molto più che opportuno che queste risorse vengano spese nella maniera più oculata, senza spendere nemmeno un euro in una direzione sbagliata. Sappiamo tutti che non esiste una tecnologia migliore dell'altra in termini di sviluppo sostenibile, ma esiste un mix di soluzioni che soltanto assieme e insieme a un efficientamento energetico, assieme all'economia circolare, può portarci a raggiungere gli obiettivi che abbiamo davanti. Non mi piace quindi molto quando si fa un po' una gerarchia, no? Tra le rinnovabili. Serve tutto, serve nella dimensione giusta, serve nella migliore espressione della sostenibilità ambientale. Insomma, oggi se ne è parlato, no? Dai primi impianti geotermici, quelli che fanno paura quando le persone sentono il nome geotermia, agli ultimi impianti a reiniezione totale c'è il mondo, no?
e in tantissime tecnologie è successo qualcosa di simile. Quindi ecco, io torno a ribadire il concetto che è nostro dovere, io credo, ognuno di noi nelle forme diverse, chi è nelle istituzioni, chi è nelle associazioni, chi è anche nell'imprenditoria, abbiamo tutti il dovere di aumentare la consapevolezza delle persone, di interpretarne le preoccupazioni e di orientarle però verso una transizione che deve accadere, appunto, come si diceva prima, nel più breve tempo possibile. Io credo che questo sia lo sforzo che dobbiamo fare collettivamente, e adeguando anche la normativa alle esigenze di trasparenza, di monitoraggio dei risultati e di correttezza anche degli appalti che le persone richiedono, perché insomma a me spaventa sempre tantissimo quando dietro la semplificazione si celano dei bypass che poi invece sono pericolosi, no? E quindi insomma può invece succedere di andare avanti pretendendo trasparenza, legalità, correttezza e maggiore efficacia, soprattutto ecco quando c'è una pianificazione del territorio e quando c'è una strategia chiara su cosa si può fare e cosa no. Grazie. La ringrazio dottoressa Orrato, mi sembra la sua sintesi sia stata perfetta per riassumere anche le volontà espresse nel lavoro di tutta la mattinata. È evidente che siamo su quegli obiettivi e su quella strada, anche noi vogliamo quello, e naturalmente insieme a quello anche uno sviluppo della geotermia. Adesso c'è l'intervento di Riccardo Corsi, ingegnere geotermico e consulente ambientale. Dopo magari ingegner Zaghi facciamo lei, così vediamo di liberarlo entro l'una. Riccardo Corsi è attualmente vicepresidente dell'UGI, Unione Geotermica Italiana, è un ingegnere chimico con oltre 40 anni di esperienza nella gestione di progetti geotermici e valutazione ambientale di impianti ed energia rinnovabile. È stato fondatore e amministratore di diverse società che si sono succedute nelle attività geotermiche, soprattutto nello sviluppo di studi ambientali e di progetti energetici. È stato anche professore incaricato alla valutazione di impatto ambientale all'Università di Pisa. Nel corso della sua lunga carriera in Italia e all'estero ha avuto modo di seguire la progettazione e tutte le fasi autorizzative di iniziative geotermiche, dall'esplorazione alla costruzione e alla messa in marcia di impianti. A lei, ingegnere. Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Sì, bene. Benissimo. Quindi io intanto volevo dire due parole su UGI, di cui sono vicepresidente, che è un'associazione che promuove l'utilizzo dell'energia geotermica, interfacciandosi con la società civile, le istituzioni e gli esperti del settore, e che quindi ha fra i suoi diversi compiti quello di cercare di disseminare la conoscenza di questa importante forma di energia rinnovabile, proprio per cercare di venire incontro anche alle esigenze dei territori di conoscenza maggiore e quindi di superare in qualche modo, come diceva giustamente la dottoressa Corrado, gli eventuali sindromi NIMBY. Mi ha fatto molto piacere ascoltare tanto il presidente Mazzeo che il senatore Arrigoni sulla volontà, diciamo, politica di perseguire uno sviluppo della geotermia che sia anche coerente con gli obiettivi che la stessa politica si è dato. A questo proposito io ricordo che il PAER della Regione Toscana nel 2013 riportava che la produzione di energia geotermica in Toscana era di circa 5.600 megawattora e che l'obiettivo al 2020 doveva essere 6.450, corrispondente a un aumento di potenza installata di 113,7 megawatt. Ad oggi, ce l'ha ricordato l'ingegner Rossini, la produzione è stata 6.100, quindi ben al di sotto degli obiettivi che erano stati posti proprio dal burden sharing, e che stiamo ben lontani da quella previsione che UGI aveva fatto e che è stata ricordata anche dal dottor Batini, di uno sviluppo notevolmente maggiore. La domanda che ci si pone è quindi perché, se c'è la volontà politica
di perseguire e di in qualche modo far sì che l'energia geotermica giochi un ruolo importante nella transizione energetica e quindi che tutti i politici si sono posti questo obiettivo, come mai non riusciamo a raggiungere degli obiettivi tutto sommato neanche troppo ambiziosi che ci eravamo posti qualche anno fa. È stato detto a più riprese, una delle motivazioni è la farraginosità dei permessi, delle procedure di valutazione di impatto ambientale, delle procedure autorizzative in generale, l'opposizione dei territori e opposizione che molto spesso è derivata da una scarsa conoscenza della materia, che peraltro è, lasciatemi dire, molto complessa, e anche da procedure autorizzative che, come ha ripetuto Batini, sono piuttosto farraginose e importanti. Giusto per aggiungere qualche cosa a quello che è stato detto, e per la tranquillità dei diversi oppositori nei territori, bisogna ricordare che nel corso di una procedura di una procedura normale per una richiesta di permesso di ricerca o di concessione mineraria, vengono richiesti pareri a circa 25 uffici, settori ambientali e non ambientali della regione corrispondente. Dico solo le cose principali: sono coinvolte la direzione ambiente ed energia, la direzione difesa del suolo e protezione civile, la direzione urbanistica, la direzione settore mobilità e infrastrutture, i comuni e l'unione dei comuni, la USL, l'ARPAC e per impianti pilota il MISE, che sarebbe il Ministero dello Sviluppo Economico, il CIRME, il MATME, la Commissione VIA, ISPRA, eccetera, eccetera. Quindi sentire effettivamente che dopo procedure di questo tipo ci siano ancora dubbi sul fatto che la materia non sia stata sviscerata è effettivamente abbastanza sorprendente. Cosa si può fare per migliorare questa situazione? Alcune proposte le ha già fatte Batini. Bisogna ricordare che effettivamente ci vorrebbe un accentramento in qualche modo delle procedure. Dovrebbero essere le procedure ministeriali per ridurre i rischi legati alla sindrome NIMBY, e attualmente bisognerebbe che quando uno fa una richiesta di permesso di ricerca automaticamente potesse presentare la documentazione per fare anche una richiesta di concessione minerale. Un'ultima parola e poi chiudo. Le stesse difficoltà che vengono e che si registrano per le richieste di permessi di ricerca e di concessioni per produzione elettrica si trovano, ahimè, anche per la richiesta di progetti per usi non elettrici, perché siamo ancora in attesa del famoso decreto posasonde da tempo abbastanza lungo, diciamo. Un'ultima cosa, fatemi dire, ho letto recentemente quello che il ministro Cingolani vuol dare al ruolo del gas come stabilizzatore della rete. Bisognerebbe ricordare, visto che mi sembra che non sia stato opportunamente valorizzato, anche il ruolo della geotermia per la stabilizzazione della rete elettrica. Spero di essere rimasto nei tempi, grazie. Sì, leggermente, ma tanto è questione di tutto. Forse nella presentazione iniziale della tavola rotonda non ho citato l'ingegner Ferraresi, Fausto Ferraresi, che è direttore del teleriscaldamento di ERA e presidente dell'AIRO. Lo saluto, tra l'altro lo vedo da stamani in collegamento, tra poco sicuramente sarà, ci sarà il suo intervento. A questo punto volevo dare la parola all'ingegner Zaghi, che poi deve uscire dal collegamento per impegni precedenti,
l'altro è Andrea Zaghi, laureato in economia politica, è stato ricercatore e project manager a Nomisma SPA, responsabile dell'ufficio studi e relazioni esterne in Asso Rinnovabile, e da aprile 2017 ha assunto il ruolo di direttore affari e servizi associativi di Elettricità Futura, che è la principale associazione nel mondo elettrico e unisce produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e fonti convenzionali. Impegnato in tutti i temi legati all'elettrificazione, alle sfide della transizione energetica e decarbonizzazione. Aggiungo io, ho letto il suo intervento, il suo articolo sulla geotermia, pienamente condivisibile e secondo me anche molto qualificato. Prego, ingegnere. Grazie, grazie mille, complimenti per il progetto. Come Elettricità Futura lo abbiamo sostenuto fin dall'inizio, ricordo un evento che abbiamo fatto 2 anni fa a Roma, a cui ha partecipato anche l'allora sottosegretario Crippa. Allora già in quell'occasione si parlava del FER2 che doveva arrivare a breve, a distanza di oltre 2 anni, siamo ancora in attesa e questo un po' la dice lunga sui tempi, ahimè, che gli operatori del nostro settore devono ingaggiare, sopportare per arrivare sia ad avere le normative che vanno a garantire un'incentivazione, un sostegno economico, sia, come già detto da molti che mi hanno preceduto, sulle tempistiche per arrivare a un'autorizzazione o alla concessione. Molti interventi andrò a ribadire alcuni concetti al momento che in molti interventi si sono già focalizzati i temi chiave rispetto allo sviluppo della geotermia. Da qui al 2030 il settore delle rinnovabili nel nostro paese, noi come associazione presidiamo tutte le fonti rinnovabili e anche le fonti convenzionali, e abbiamo al nostro interno sia la geotermia tradizionale sia la nuova geotermia con rete geotermica che fa parte del nostro parterre di associati. Ecco, i 70 gigawatt che, come detto da noi, ma anche detto, ribadito, l'abbiamo preso con piacere dallo stesso ministro, che dovranno essere installati sia come repowering dell'esistente sia come nuovi impianti greenfield, saranno concentrati soprattutto, è noto, su fotovoltaico ed eolico. Ma anche noi come associazione siamo assolutamente d'accordo nell'assumere una prospettiva ed una politica che possa portare avanti tutte le diverse tecnologie, quindi geotermia inclusa. Ora, nel vecchio PNIEC del 2019 per la geotermia si definiva una prospettiva di sviluppo che, vado a memoria, non andava oltre i 100 megawatt tra il 2020 e il 2030. Noi riteniamo che nel nuovo PNIEC che dovrà essere emanato a breve, il ministro aveva annunciato addirittura per il mese di giugno, ma se anche fosse entro la fine dell'anno sarebbe comunque comunque tempistiche accettabili. Ecco, pensiamo che sulla geotermia si possa arrivare ben oltre e addirittura a spingersi anche verso i 500 megawatt se venissero tutti i tasselli venissero messi al posto giusto. Anche riguardo alla produzione, si potrebbe, dalle simulazioni che abbiamo fatto, dalle stime che abbiamo fatto, si potrebbe arrivare a oltre 9 terawattora di contributo alla produzione nazionale elettrica. Dal punto di vista degli investimenti, per raggiungere gli obiettivi del Green Deal, noi abbiamo fatto una stima che sono necessari oltre 100 miliardi per tutte le fonti, e questo potrebbe voler dire per la geotermia, anche collegandomi a valutazioni fatte da altri relatori, di tradursi in qualche miliardo di investimenti, che comunque sarebbe molto utile. Quali sono questi tasselli? Sicuramente avere delle procedure per le concessioni, che ad oggi in molte realtà regionali sono disomogenee, potrebbero essere ripensate in un'ottica di maggior omogeneità. Occorre poi, in generale, questo vale anche per le altre fonti rinnovabili, ma
particolare probabilmente per la geotermia, rivedere il procedimento di valutazione di impatto ambientale, dicendo e rendendo perentori i tempi procedurali. L'intero processo dovrebbe essere maggiormente coordinato, la concessione quindi dovrebbe essere andare di pari passo con l'autorizzazione e con tutte le altre esperimenti di valutazione ambientale e un maggior coordinamento tra i tanti enti responsabili, come è stato ricordato dai colleghi. Fondamentale poi, e anche questo vale per tutte le fonti rinnovabili, ma crediamo a maggior ragione per il geotermico, investire anche nella formazione dei tecnici, dei funzionari e dei responsabili amministrativi che sovrintendono a tutti questi processi. Occorre lavorare, ovvio anche questo, per migliorare l'accettabilità sociale, andare al di là dei falsi miti, ad esempio sulla maggiore sismicità, che vanno a definire un'errata percezione da parte dell'opinione pubblica. Quindi su questo noi come associazione, ma anche le istituzioni e le comunità che hanno già goduto dei benefici della geotermia, possono dare un quadro molto più positivo. E sul FER2 mi sono già espresso, aspettiamo che possa arrivare in tempi brevi, visto che è stato più volte annunciato anche dalla sottosegretaria Gava. Per una tecnologia come il geotermico, mi vado a chiudere, è in generale fondamentale che ci sia una certezza sul quadro di sostegno, sulle tempistiche, visto che di per sé è sicuramente una tecnologia che richiede nella installazione di nuovi impianti un processo, anche per dal punto di vista industriale, un po' più lungo, un po' più complesso. Non dimentichiamoci poi che in un modello di mercato elettrico che vedrà l'eolico e il fotovoltaico fare la parte del leone da qui al 2030, avere le fonti come possono essere la bioenergia, l'idroelettrica e anche e soprattutto il geotermico, che possono garantire una stabilità e possibili servizi alla rete con continuità e programmabilità, è sicuramente un plus da non trascurare. Grazie. La ringrazio, spero che sia stato un buono profeta soprattutto per il FER2 e per altre concezioni relative alla geotermia. Vediamo, lavoriamo tutti e vediamo che cosa succederà. Grazie davvero. Grazie a voi anche per aver anticipato il mio intervento. Sicuri, non c'è problema. Catiuscia Eroe. Allora, Catiuscia Eroe è membro della segreteria nazionale responsabile energia di Legambiente, esperta delle tematiche energetiche e membro del Consiglio nazionale di Legambiente dal 2011. Ha fatto servizio civile volontario nazionale, dove ha partecipato all'attività dell'ufficio scientifico e dell'ufficio campagna sui temi dell'inquinamento atmosferico, elettromagnetico e delle acque di balneazione, partecipando alla campagna di Coletta Verde. Prosegue la sua collaborazione con Legambiente, quindi nell'ufficio scientifico e poi nell'ufficio energia e clima. E poi conclude in materia di energie rinnovabili e fossili. Bene, ci conosciamo già perché ci siamo trovati a diversi tavoli su questo tema, quindi Catiuscia, visto che tutta la mattina sei lì che ci stai seguendo, a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, vi ringrazio per l'invito e anche per l'interessante mattinata, dove secondo me sono usciti in qualche modo, lo è stato detto diverse volte, tutte quelle che sono le tematiche che racchiudono e raccontano quella che è la complessità non soltanto della fonte geotermica in sé, ma anche di quello che è il processo di transizione che dovrà e che caratterizzerà il nostro paese. Questo lo veniva raccontato molto bene prima, noi abbiamo degli obiettivi che sono decisamente stringenti. Quello che dovremo fare nei prossimi anni nulla a che vedere con quello che è stato fatto negli anni precedenti, forse qualche esempio l'abbiamo visto nel momento del conto energia con il fotovoltaico, in cui in questo paese si installava oltre un giga tranquillamente, abbondantemente di impianti, e sarà una trasformazione che coinvolgerà tutti i settori,
di cui tutti in qualche modo ne saremmo coinvolti ad ogni livello, dal livello governativo in cui abbiamo necessità e bisogno, è stato super elencato tutte le necessità che abbiamo rispetto a quella, al raggiungimento di quei numeri in termini di sviluppo di impianti, quindi no, tutto quello che è il tema delle semplificazioni, il tema delle autorizzazioni, assolutamente impensabile pensare di arrivare al 2030, al 2040 con processi di autorizzazione che arrivano a 5 anni, no? Ma anche per un imprenditore, quale imprenditore continuerebbe a investire in questo paese senza nessuna certezza di quello che può essere l'iter di sviluppo di un qualsiasi progetto? Quindi questo vale per la geotermia e vale per tutte le fonti rinnovabili, lo stiamo dicendo ormai a gran voce e dappertutto in tutti i settori. Processo che coinvolge, l'abbiamo detto, coinvolgerà i territori, è stato elencato più volte quello che è il tema legato alle opposizioni che si possono trovare nei territori, però è importante secondo me quello che diceva Annalisa Corrado prima, no? Nel senso che pensare di arrivare agli obiettivi del 2030, agli obiettivi del 2040 senza una partecipazione reale, protagonista e costruttiva dei territori è davvero un processo troppo complesso, un processo che vedrà ostacoli ovunque. E questo però, guardatemi, non è soltanto una questione di NIMBY, una questione di quanto può essere o quanto può essere, è anche una questione di tutto quello che è successo nel nostro paese negli anni passati, delle criticità che degli anni che ci abbiamo messo a superare alcune criticità. Sicuramente ci voleva innovazione, sicuramente ci volevano investimenti, però quando un paese serio ha degli obiettivi rispetto a delle criticità lavora a testa bassa per cercare di risolverla al più presto, perché se quello è la chiave per poi far vedere che tante altre tecnologie funzionano e funzionano molto bene, allora io credo che in maniera molto seria, molto concreta, questo paese deve muoversi non soltanto in termini di semplificazione e di trasparenza dei processi, ma di regole decisamente certe, non solo per gli imprenditori, ma anche per i cittadini. Perché i cittadini devono sapere e non devono però, guardate, conoscere tecnicamente tutto quell'elenco assolutamente impressionante di autorizzazioni che vengono richieste a tutti i vari enti, a tutti i vari soggetti, perché la Lega Ambiente è fatta di cittadini, perché siamo cittadini. L'importante è che quel progetto non venga calato dall'alto, che venga spiegato, che a tutte le domande vengano date delle risposte, che siano risposte concrete, che siano risposte trasparenti, perché magari non è detto che io debba necessariamente saper leggere cosa mi scrive l'autorizzazione dei vigili del fuoco piuttosto che della sovrintendenza. Ognuno ha il suo ruolo. Io faccio il cittadino, poi ci sono i politici che devono fare i politici, i tecnici che devono fare i tecnici, ognuno fa, gli ingegneri faranno gli ingegneri e i progettisti. Il ruolo sicuramente principale è quello di saper progettare degli impianti fatti bene. Questa è la parola magica che ormai si usa su qualsiasi tecnologia, ma è davvero importante, dei progetti che abbiano delle ricadute nei territori, che siano in grado di rispondere a quelli che sono i fabbisogni dei territori e dei cittadini, in un percorso davvero che deve essere di naturale trasparenza, cordialità, dialogo e costruttività, perché poi le osservazioni che possono arrivare dai cittadini non è detto che siano sempre e comunque negative rispetto a quel progetto, possono invece al contrario essere di aiuto, migliorarlo i progetti, valorizzarlo ancora di più, perché chi meglio di un cittadino o di un sindaco, di un assessore, di un tecnico conosce quel territorio? Allora, se vogliamo che le rinnovabili, la geotermia si faccia, noi dobbiamo iniziare a cambiare un po' il paradigma dei processi e anche del significato che vogliamo dare alla parola transizione energetica, alle parole sostenibilità, perché poi alcune tecnologie, io sono assolutamente concorde sulla neutralità tecnologica, noi per arrivare a quegli obiettivi dovremmo utilizzarli tutte, però alcune si utilizzano solo dove ci sono alcune risorse, e questo non è che noi possiamo fare a meno, possiamo far finta che non esiste. La geotermia la faremo, la grande geotermia la faremo soltanto in quei luoghi in cui quella risorsa è presente. Il vento, l'eolico lo faremo dove c'è il vento, però quindi la neutralità tecnologica riferito a questo sì, ma all'interno della neutralità tecnologica anche la preferenza di alcune tecnologie che mi possono aiutare a raggiungere quegli obiettivi.
per cui ci, e che mi possono aiutare a superare alcune criticità. Non possiamo, no, far finta che un impianto a circuito chiuso sia lo stesso di un impianto a tecnologia flash. Io credo che questo, chiaramente ce lo dobbiamo dire, lo dobbiamo iniziare a raccontare nei territori, dobbiamo iniziare a raccontare nei territori che in quei territori arriverà solo il meglio della tecnologia geotermica, con dei progetti studiati ad hoc per quei territori, perché guardate, un impianto da 5 megawatt in un luogo non è lo stesso impianto che va bene, perfetto, eccetera, non andrà bene allo stesso modo in un altro territorio. E i percorsi anche di informazione, di sensibilizzazione, di partecipazione devono essere diversi, perché devono rispondere per prima cosa alle paure che negli anni abbiamo generato su tante questioni, no? Per cui non aver portato delle soluzioni, trasparenza, risposte immediate, risposte univoche, ha creato dei circuiti. Ora è un processo più lungo, è un processo sicuramente più complesso, però se fatto insieme tutti i soggetti, dalla politica al cittadino, alle associazioni, ai comuni, agli ingegneri, ai progettisti, eccetera, è un comune che è un processo che al 2030 ci accompagna e ci accompagnerà più successo. Io credo che questo siano un pezzo fondamentale per quello, per gli obiettivi che vogliamo raggiungere, se li vogliamo raggiungere con quei criteri di sostenibilità di cui tanto si parla. Grazie. Grazie a te. Questo tuo appello così accorato alla trasparenza, al dialogo con i territori, viene ripreso anche da alcune mail che dei partecipanti che sono in ascolto hanno mandato. Credo che poi ne riparleremo, però mi sembra che proprio l'atteggiamento di questo studio, in particolare del GeoEnvi, e anche della politica, almeno per quanto ha parlato Paolo Arrigoni, vada proprio in questo senso, per cui sicuramente dovremo lavorare. È difficile parlare, come si dice magari in certe condizioni, con chi non vuole intendere, però se ci serviremo della scienza, ci serviremo di condizioni ineluttabili, credo che potremo andare su tutti i territori e trovare le soluzioni proprio con coloro che li abitano nella maniera migliore. Va bene, allora parliamo ora con Fausto Ferraresi, direttore del teleriscaldamento ERA e anche presidente di AIRU, l'associazione che rappresenta il 95% degli operatori del settore dei sistemi del teleriscaldamento urbano da centrali cogenerative, elettricità e calore alimentati da combustibili tradizionali e fonti rinnovabili. Nata nel 1982, praticamente al suo interno quasi tutti i teleriscaldamenti italiani, e mi ricordo anche il riscaldamento geotermico della Geo Energy Service di Larderello. Prego. Buongiorno a tutti, dicevo. E intanto un ringraziamento per l'invito. Una sola precisazione, non sono più presidente di AIRU, ma vicepresidente. Detto ciò... Per noi lo sarà sempre, però... Dicevo, il convegno di stamattina è stato veramente molto interessante. Tenuto conto anche del fatto che ho gestito l'impianto di Ferrara fino all'anno scorso, e come sapete l'impianto di teleriscaldamento di Ferrara è caratterizzato da un impianto geotermico che credo sia tra i più grossi a livello italiano. E quindi c'è una storia anche dietro rispetto alla quale penso di dare un contributo, soprattutto rispetto agli ultimi ragionamenti fatti dalla rappresentante di Legambiente. Detto ciò, però, l'argomento che volevo un attimo e sinteticamente esporre riguarda il tema del contributo allo sviluppo della geotermia che come teleriscaldamento pensiamo di poter dare in questa sede. Nel senso che quest'anno, anzi per la precisione l'anno scorso, AIRU ha incaricato il Politecnico di Milano e quello di Torino di redigere uno studio sul potenziale di sviluppo del teleriscaldamento. Perché questa cosa? Perché come
qualcuno magari potrà ricordare, all'articolo 10 del 102, che è un po' la legge di riferimento del teleriscaldamento, 102 del 2014, si dice che il teleriscaldamento deve essere sviluppato secondo una logica di potenziale, che questo potenziale deve essere aggiornato ogni 5 anni. Bene, nel 2015 è stata redatta il primo potenziale da parte del GSE e devo dire che come dire, i risultati di questo studio, che tra l'altro dovrebbe, per quanto ci riguarda, traguardare un attimo quelli che sono gli elementi fondamentali di sviluppo, non ci hanno lasciati particolarmente soddisfatti. Ragion per cui dopo i primi 5 anni abbiamo pensato di dare un contributo, peraltro fatto di terzietà, perché il Politecnico di Milano e di Torino ovviamente, come dire, hanno individuato le metodologie e i risultati sono assolutamente aperti e trasparenti di questo potenziale. Detto tutto ciò, abbiamo presentato questo studio alla fine del 2020, peraltro in un contesto particolarmente complicato dovuto al Covid, come potete immaginare, ma devo dire che i numeri che come dire, sono risultati da questo studio sono particolarmente interessanti. Ve ne do qualcuno molto sintetico. È stato individuato un potenziale come dire, non solo tecnico ma anche economicamente sostenibile di oltre 38 terawattora, cioè più di 4 volte l'attuale volume di teleriscaldamento diciamo attualmente utilizzabile, con una CO2 evitata di ulteriori 5,7 milioni di tonnellate. Tenete conto che oggi siamo a circa 1,7 milioni di tonnellate con circa 9 terawattora utilizzati. All'interno di questo potenziale, che come elemento fondamentale individua, come dire, un teleriscaldamento futuro sostenibile ed efficiente, la logica è quella del recupero delle energie del territorio, siano esse energie derivanti da processi industriali, siano esse energie del territorio stesso. In particolare, per ciò che riguarda il nostro ragionamento, è stato individuato un potenziale sul settore geotermico decisamente importante, e cioè di circa 7 terawattora per geotermia cosiddetta ad alta e media temperatura, che non è riferito agli elementi del decreto 22, ma è una classificazione che è stata data dal Politecnico, che riguarda quindi temperature che vanno dai 90 ai 50 gradi, e altri 11 terawattora per temperature basse, per sorgenti a bassa temperatura, cioè per sorgenti di acqua di falda o superficiali. Il potenziale quindi da poter scaricare a terra in termini di recupero energetico di natura geotermica arriva a circa 18 terawattora. 18 terawattora su 38, capite che è una percentuale particolarmente interessante. Quali sono i problemi, come dire, per mettere a terra questo potenziale e renderlo immediatamente fruibile? Ma direi che stamattina ho ascoltato tutta una serie di problematiche che peraltro mi hanno riguardato direttamente, perché a Ferrara avevamo ipotizzato lo studio per un progetto, abbiamo fatto un progetto per il potenziamento del sito geotermico, che però non ha avuto fortuna per una serie di come dire, contrasti locali derivanti molto probabilmente da una nostra non sufficiente informazione, ma anche dal fatto che esistevano ed esistono, come dire, elementi di contrarietà a prescindere, che sono derivanti probabilmente da una non sufficiente informazione a livello tecnico, ma anche, come dire, per preconcetti che vengono in campo quando si parla della realizzazione di alcuni progetti.
e soprattutto anche per strumentalizzazioni, diciamocelo chiaramente, perché un conto è non sapere, un conto è far finta di non sapere. Ma non voglio fare polemica su questo, su questa questione. Detto ciò, il tema vero è che bisogna accompagnare, come dire, questi elementi. Per esempio, mi ha fatto molto piacere sentire l'esposizione di Guglielmetti, che riportava questa esperienza svizzera, dove la Svizzera aiuta in una certa misura, in maniera importante, operazioni, come dire, di fattibilità per quanto riguarda la capacità di recupero di energie sul territorio, come esempio, per esempio, da trasportare in Italia come elemento positivo, così come le integrazioni per quanto riguarda l'utilizzo del calore non solo per riscaldamento ma anche per fatti industriali, allevamenti, floriculture e quant'altro. Quindi c'è la possibilità, come dire, di ragionare in termini di sistema importanti per recuperare questa energia che, grazie a Dio, in Italia sembra essere molto abbondante, non solo in Toscana, che ha caratteristiche chimico-fisiche particolarmente interessanti e quindi è molto idonea per la produzione di energia elettrica, ma anche come sistema paese per, come dire, un'integrazione energetica a tutti i livelli, da un punto di vista entalpico, a partire dal riscaldamento fino ad arrivare agli allevamenti o alle floriculture a bassa temperatura. Grazie. Spero di non avere superato il mio tempo. Vabbè, ormai siamo tutti... Si deve dire per prassi, esatto, no? No, va bene. Grazie dottor Ferraresi. Allora io adesso procederei con Massimo Varreale e poi farei chiudere al senatore Girotto, in modo che si è iniziato con la politica, si finisce con la politica e nel mezzo tecnica ambiente. Per cui se per voi va bene, cedo la parola a Massimo Varreale, esperto energia del WWF. Lui lavora al WWF ormai da tantissimi anni, prima in Toscana come responsabile regionale dei rifiuti, inquinamento, energia e clima, e poi dal 2005 nel WWF generale come referente tecnico scientifico energia e rifiuti. Ha orientato i suoi studi nel campo dell'energia e della gestione sostenibile per preservare l'integrità degli ecosistemi naturali. Si è poi dedicata alla necessità di risolvere e rivedere radicalmente i modelli di produzione e consumo, seguendo, diciamo, la partita dell'efficienza energetica. Sono innumerevoli i contributi su questi temi, in ultimo il tema sull'idrogeno. Prego. Sì, grazie. Allora, visti i tempi stretti, cercherò di andare un po' per punti, proprio quasi delle suggestioni. Allora, innanzitutto, quello di cui stiamo parlando oggi è sicuramente uno dei temi più complessi che potremmo andare a affrontare, sicuramente più complesso rispetto anche a molte altre fonti energetiche, evidentemente. E quindi, affrontando un tema così complesso, qualsiasi tentativo di ipersemplificazione rischia di essere fuorviante e pericoloso. Dall'una e dall'altra parte, sia da chi fa catastrofismo, sia da parte di chi invece magari a volte tende a, come dire, essere troppo tranquillizzante rispetto a certi problemi e certi fenomeni. Noi appunto abbiamo avuto modo di toccare con mano nell'arco degli anni come appunto un certo tipo di geotermia con impianti aperti e tutto avesse emissioni particolarmente significative, emissioni inquinanti puntuali che hanno praticamente ricadute pesanti anche dal punto di vista dell'impatto sulla salute delle persone. Pensiamo praticamente ai livelli ematici di mercurio in alcune zone, per esempio del comprensorio amiatino, ma si potrebbero citare molte altre problematiche legate all'inquinamento, agli inquinanti puntuali. Come ho sempre detto, anche il fatto stesso che si rispettino eventualmente i famosi LCP BREF non vuol dire che questa sia una condizione sufficiente a tutelare la salute delle persone. Ricordo sempre che le persone sono esposte a molteplici inquinanti contemporaneamente e l'organismo non è che sta lì a distinguere il limite di legge, quindi cioè, ci sono tutta una serie di aspetti che dobbiamo sempre avere ben presenti. Quindi, come dire, in termini proprio di impatti e di effetti cumulativi.
Come credo di aver detto anche l'altra volta, per esempio, uno degli aspetti pesantemente sottovalutati è quello del particolato secondario, che vede precursori importanti tanto negli impianti, nei sistemi di produzione termoelettrica, nei motori a scoppio e quant'altro, per esempio tramite gli ossidi d'azoto, ma per esempio per quanto riguarda la geotermia, in particolar modo per l'NH3, ma anche l'acido solfidrico, evidentemente può essere un precursore. E questo, tutti gli studi sugli impatti del particolato secondario fanno vedere che alza moltissimo il livello di mortalità e morbilità, perché estende anche di molto l'areale impattato, perché sono tipologie di inquinanti che spesso e volentieri tendono a diffondersi molto di più rispetto al particolato primario. C'è tutto il problema, poi ovviamente sappiamo, di potenziale interferenza con le falde acquifere. Questo è un tema altrettanto importante, non può essere, come dire, sottaciuto. C'è un problema praticamente di emissioni di gas ad effetto serra, che sono stati citati per esempio anche più volte quando si è parlato dell'analisi LCA che è stata fatta fondamentalmente. Quando è vero, c'è sempre l'annosa questione, ma questo tipo di suoli geotermici tendono a degasare naturalmente. Però abbiamo anche più volte ripetuto come il fattore tempo giochi un ruolo molto importante. L'emissione a bocca di pozzo non è detto che vada ad intercettare e a drenare praticamente il degasaggio naturale. Ci sarebbe ancora molto da lavorare su questo aspetto, inviterei quindi a molta prudenza. Per quanto riguarda le emissioni praticamente in Toscana, citando semplicemente i dati, che ne so, del 2018, il comparto geotermico toscano nel 2018 quanto aveva prodotto? 5,8 terawattore, era su 5,8 terawattore, e questi sono i dati ufficiali di inventario, e ha emesso praticamente, da dato di inventario, 2 milioni e mezzo di tonnellate. Quindi se uno fa una semplice divisione si accorge che abbiamo 438 grammi di CO2 per kilowattora. Cioè anche questi sono aspetti che vanno considerati evidentemente. Poi qualcuno ripeterà, sì, ma al limite avrebbe degasato ugualmente. Potremmo citare praticamente anche degli studi a riguardo, ma non credo che abbiamo il tempo per farlo fondamentalmente. Però ecco, insomma, un invito a grande cautela e grande attenzione. Sempre i dati 2018, vorrei ricordare che per esempio abbiamo 31.654.000 tonnellate di CH4, che ricordo essere un gas serra da 84 a 87 volte più clima alterante, con un fattore di clima global warming potential sull'arco dei 20 anni. Anche questi dobbiamo considerarli evidentemente, perché se si deve parlare di mitigazione climatica anche questo aspetto va considerato velocissimamente. In tal senso noi riteniamo che per esempio porre un tetto, si era parlato 100 grammi di CO2 per kilowattora come tetto, per poter secondo me potrebbe essere un ragionamento abbastanza valido, così come è valido ragionare in termini di meccanismi quali l'emission performance standard o similari fondamentalmente da introdurre. Quanto abbiamo detto spesso e volentieri tende a riguardare gli impianti flash. Uno dice vabbè, facciamo gli impianti binari, abbiamo risolto tutti i problemi. Purtroppo in questo senso vorrei anche far notare che sugli impianti binari ormai esiste anche una buona letteratura, paradossalmente anche il cautissimo lavoro di Schiavone ed altri, che non parla di impianti EGS, fa vedere come praticamente esiste un rischio di sismicità indotta e innescata. Il bollettino della Società Sismologica Americana, molto prestigioso, nel 2020 ha pubblicato praticamente una bella mappatura di eventi sismici legati praticamente a sistemi di reiniezione dei fluidi, perché comunque questo è abbastanza noto, ripeto, non solo impianti EGS, quindi non solo praticamente questo tipo di impianti. Queste sono cose che evidentemente non devono essere usate per fare allarmismo, non ci si deve, i fatti di Strasburgo non sono solo di 2 giorni fa. Già a dicembre c'era stata una serie di eventi sismici che avevano raggiunto il 3.5 gradi della scala Richter, ma se ne potrebbero citare moltissimi altri negli Stati Uniti e quant'altro. Ora non voglio citare quello in Corea perché quello era un EGS. Però insomma, fare informazione significa dire l'una e l'altra cosa. Dire per esempio che non conosciamo
molto approfonditamente, non abbiamo un livello così approfondito della conoscenza del sottosuolo, e i sistemi geologici, tettonici, particolarmente fragili, dove esiste anche un livello di antropizzazione abbastanza alto, dove la qualità del costruito, perché è un costruito storico, deve indurre a una certa cautela, il rischio di innescare fenomeni che possono arrivare anche al quinto grado della 4,7-4,8 della scala Richter, cito appunto Schiavone e altri per esempio, deve far riflettere evidentemente. Cioè, quindi quello che intendo dire è che è importante non fare allarmismo, ma nemmeno non dire le cose in qualche modo. Noi ci ritroviamo praticamente su un sistema particolarmente fragile, con faglie attive, dove i rischi sono estremamente più alti di quelli, per esempio, che si possono verificare dalle parti appunto di Strasburgo o coso. Quindi, ripeto, facciamo in modo di informare correttamente la popolazione, ma correttamente sotto tutti i punti di vista. Scusate se sono stato un po' lungo. No, va bene. No, raccolgo il suo appello, nel senso che sicuramente l'obiettivo anche di questo studio, il GeoEnvy di oggi, di tutto quello che abbiamo detto, è proprio quello di una geotermia che sia condivisa, che sia etica, che abbia tutte le condizioni tecniche e generali. Quello che è importante però è che comunque dall'altra parte ci sia la volontà di comprendere anche quella che è scienza, perché io l'ho sentita citare alcune cose sulle quali non sarei personalmente d'accordo per la mia conoscenza. Tra l'altro, a breve dovrebbe essere disponibile lo studio sulla salute delle popolazioni dell'amiata della regione toscana, che dovrebbe fugare quasi completamente, almeno da quelli che sono gli anticipi, quelle difficoltà o quelle diciamo posizioni che sulla geotermia una serie di influenze anche sullo stato di salute. Le cose vanno migliorando, non è quello, è il mercurio all'amiata, è chiaro che bisogna vedere da dove viene, non c'è intorno alla centrale, ci sono, insomma, va bene, non è questo, però credo che sia giusto il metodo di Corsi. Quindi lo studio di oggi, il lavoro di oggi è proprio l'inizio, credo, di una volontà in questo senso, perché se poi quando si parla per esempio di quello che è successo a Strasburgo, e vedo anche qualcuno dalle chat delle condizioni di questo genere, cioè è evidente che quell'informazione è un'informazione completamente sbagliata, perché lì si tratta di un pozzo a nemmeno 5 km, la faglia o il punto lì è a 10, in un campo fratturato, e ha una serie di condizioni e sicuramente non ha la volontà di questo tipo. Quindi dire probabilmente sarà da quella attività che è ferma da 5 mesi, però dire così che è da quell'attività senza gli studi relativi chiaramente è una cattiva informazione, però è giusto capire e vedere. Ma noi di cattiva informazione ormai ne abbiamo tanta, proprio per questo credo che sia giunto il momento, ecco, di lavorare in maniera diversa per arrivare a una condivisione di tutte le condizioni della geotermia. Chiudo il passaggio della tavola rotonda con Gian Pietro Girotto, senatore della Repubblica del Movimento 5 Stelle. Anche lui ha fatto un'esperienza da sindaco a Breda di Piave, e questo no. Vabbè. Comunque chiudo con lei, proprio perché credo sia importante, così come abbiamo visto all'inizio, ecco, fare alla fine una considerazione anche politica per capire se le condizioni che sono state diciamo evidenziate nella mattinata in questo studio e poi anche nella tavola rotonda sono le stesse recepite dalla politica, eventualmente cosa, ecco, si intende fare per questa possibilità di sviluppo della geotermia in Italia e della transizione ecologica. A lei, senatore. Grazie, sì, saluto tutti i relatori presenti, tutti quelli che ci seguono, il collega Arrigoni. Ovviamente non voglio millantare credito, non ho fatto il sindaco, nemmeno il consigliere comunale, mi ero candidato, questo sì, mi ero candidato come sindaco, ma evidentemente non sono stato eletto. Allora, detto questo, io spero che sia
sufficientemente chiaro agli atti che il movimento politico che rappresento vuole fortissimamente la decarbonizzazione di tutto il globo, di tutto il sistema produttivo italiano e internazionale, e lo vuole fare il più velocemente possibile. Vuole il passaggio alle rinnovabili il più velocemente possibile. Sono anni che ci appoggiamo a tutti gli studi universitari, scientifici, sociali, ambientalisti, che dicono che non solo ambientalmente si risolve o comunque si mitiga il problema degli sconvolgimenti climatici, ma anche economicamente conviene, quindi anche solo per amor di denaro conviene passare alle fonti rinnovabili. E quando noi indichiamo rinnovabili intendiamo la generalità. Spero che sia sufficientemente chiaro, e dico sempre dalle parole e dagli atti formali di questi 8 anni in cui siamo in Parlamento, che vogliamo chiudere al più presto con le fonti fossili. Siamo stati, credo, tra i primi a indicare il 2025 come chiusura delle centrali a carbone, e credo che sia agli atti che vogliamo che il periodo di transizione in cui bisognerà appoggiarsi per forza di cose sul gas, dico per forza di cose perché non si possono spegnere 42 gigawatt di centrali a gas così dall'oggi a domani in Italia, questo periodo sia il più breve possibile. Con il collega Arrigoni siamo d'accordo su moltissime cose, sul gas il collega sa benissimo che abbiamo questa differenza, non tanto nell'obiettivo finale. L'obiettivo finale, anche la Lega chiaramente vuole il passaggio alle fonti rinnovabili, la decarbonizzazione, ma ovviamente quelli che saranno i passaggi intermedi. Quindi credo che sia chiaro che io non devo minimamente ribadire concetti che stiamo portando avanti da 8 anni, e credo che sia abbastanza chiaro che ci troviamo in una situazione di anni in cui tutte le rinnovabili stanno soffrendo pesantemente, perché evidentemente c'è un combinato disposto che non le permette di dispiegarsi come dovrebbero, come meriterebbero e come dovrebbero. Quindi non è solo una questione della geotermia, ma è una questione di tutto. Lo ha ricordato il collega Arrigoni, stiamo installando un decimo di quello che dovremmo installare, quindi figuriamoci, sono dati super ufficiali, non c'è nulla diciamo di falso su questo, anzi, io sono il primo a dolermene pesantemente. Quindi, fatta questa premessa, a metà luglio ho già chiamato in audizione, quindi è già fissata la data, a metà luglio verrà il ministro Cingolani a parlare proprio del FER 2 in commissione Industria, Commercio e Turismo, quindi in decima Senato. E quindi faremo il punto su questo decreto, che inutile diciamo commentare ulteriormente. Quando parliamo di rinnovabili, noi abbiamo pochi principi base semplici, perché noi come Parlamento noi indichiamo la linea politica, diamo degli indirizzi politici che poi il governo, con l'esecutivo, con le sue diciamo tutte le sue propaggini, sia di dirigenti interni sia di enti di ricerca pubblici come Enea e come RSE, può andare ad approfondire tutti quelli che sono i dettagli tecnici e diciamo concretizzare nella maniera migliore. Quindi primo principio, naturalmente, costi-benefici. Si investe dove il rapporto costi-benefici è migliore. Ovviamente la politica decide quali fonti incentivare, sempre con questo principio, cioè io do quello che è una droga iniziale per far calare il costo industriale. È stato fatto chiaramente con fotovoltaico e eolico, hanno ricevuto incentivi decisamente generosi, ma questo perlomeno ha permesso di abbassare il loro costo industriale moltissimo. Dopodiché ribadisco, approccio scientifico, per quello parlo di RSE e Enea, perché l'approccio deve essere quello scientifico. Sulla neutralità tecnologica, l'abbiamo detto anche qui fino alla noia, noi siamo tecnologicamente neutrali, che sia vento, sole, energie marine, biomasse da scarti, quindi una gestione del bosco sostenibile, qualsiasi altra fonte rinnovabile, idroelettrico, qualsiasi fonte rinnovabile per noi è
il principio di neutralità tecnologica rimane un principio base, e quindi quello che il Parlamento deve fare a prescindere è fissare dei paletti di fiscalità ambientale, non solo italiana ma anche internazionale. Io dal 2014, c'è una mia interrogazione del 2014, che sto spingendo per la carbon tax europea e per un meccanismo ai confini, che adesso si chiamerà border, carbon border adjustment mechanism, in maniera che andiamo a impattare a livello globale, perché ricordiamoci, noi possiamo anche diventare un paradiso come Italia, possiamo diventare un paradiso domani climaticamente neutrale, ma il 90% delle emissioni sono fuori Europa. La Cina ha in programma 250 gigawatt di centrali a carbone, e poi i cinque paesi, Russia, Cina, Stati Uniti, Brasile e non mi ricordo il quinto, emettono il 55% delle emissioni globali complessive, sono in cinque paesi, per cui ovviamente facciamo bene le cose a casa nostra, anche e soprattutto anche per motivi economici, ribadisco, però chiaramente bisogna pensare al problema globale. Quindi, detto questo, per noi la geotermia, come tutte le altre fonti, va valutata nel suo insieme in base a questi principi. È chiaro che abbiamo una differenza abbastanza sostanziale tra quella che è la bassa e la media entalpia, la bassa per le applicazioni nelle case, negli edifici, con le pompe associate alle pompe di calore. Sulle pompe di calore sto quasi facendo il piazzista ormai per fare informazione, perché io cerco di fare il piazzista in questo senso, di fare informazione facendo parlare i tecnici. Abbiamo fatto un convegno addirittura per parlare delle pompe di calore ad alta temperatura, in maniera da poter mantenere i termosifoni e non dover cambiare l'impianto di riscaldamento. Comunque, dicevo, c'è chiaramente una differenza tra bassa e media entalpia e l'alta entalpia, che potrebbe avere eventualmente determinate conseguenze. L'ultimo principio che non ho citato è il principio di precauzione, perché ovviamente non basta dire non è dimostrato che fa male. Diciamo che come per un farmaco bisogna dimostrare che non fa male, perché qui andiamo a impattare su un bene pubblico, quindi non posso semplicemente dire non è dimostrato che non fa male, devo avere un livello di garanzia più elevato. Quindi ho sentito tanti appelli a continuare a fare informazione, a fare divulgazione, assolutamente sì. Termino con quello che sperabilmente, e ne siamo convinti sia io che il collega Rigoni, perché entrambi ci stiamo muovendo al massimo alle nostre possibilità, che una delle soluzioni che integra tutta una serie di positività sono le comunità energetiche che vedrebbero come ulteriore positività il fatto che vengono costituite dai cittadini, non vengono decise dall'alto, non è un progetto di un soggetto imprenditoriale che lo faccia a scopo di lucro, legittimissimo, ma in questo caso appunto sulle comunità energetiche è vietato, come sapete bene è la condivisione e il risparmio quello che è l'obiettivo delle comunità energetiche. Quindi credo che anche nel caso della geotermia le comunità energetiche potrebbero fare comunque da testa di ponte, potrebbero fare comunque da veicolo di informazione, perlomeno di dibattito, di conoscenza, per dire alla popolazione c'è questa possibilità, abbiamo queste potenziali fonti energetiche. Questo è lo stato scientifico di nostra conoscenza, i pro, i contro, i costi, i benefici, i dubbi, non dubbi, e la popolazione locale può decidere. Io avevo ospitato ancora 2 anni fa al Senato un convegno in cui un sindaco, adesso non mi sovviene il nome della località, che per anni si era battuto contro la vecchia geotermia, quella flash, si era ricandidato 3-4 anni fa, si era ricandidato dicendo ai suoi cittadini: sapete cosa c'è? È nata una nuova geotermia, quella a ciclo chiuso. Ha queste caratteristiche, quindi positive, io mi ricandido e se voi mi votate faremo questa nuova geotermia. Ed è stato votato, è stato riconfermato. Senatore, è il sindaco Tondi di Abbadia San Salvatore sull'Amiata, sì. Perfetto, scusi, non mi ricordavo il nome.
E quindi per dire che quando c'è il coinvolgimento della cittadinanza e la si informa, la cittadinanza non è stupida e prende le sue decisioni. Quindi io termino dicendo che le comunità energetiche sono uno degli strumenti in mano ai cittadini. È chiaro che la politica deve fare il resto e ho cercato di spiegare come il mio gruppo politico si muove in base a quali principi. Grazie. E noi la ringraziamo delle spiegazioni, chiaro e anche ormai confermato su quelle linee sulle quali vi siete mossi. Le volevo segnalare sulle pompe di calore, noi come COSBI, che è un consorzio di sviluppo dei territori geotermici, abbiamo un laboratorio importante e ci occupiamo delle pompe di calore da tempo, quindi se a volte avesse necessità noi comunque siamo a disposizione. Sulle comunità energetiche purtroppo il loro risvolto è quasi esclusivamente elettrico, quindi è meno sul calore, per cui bisognerebbe lavorare un po' anche sulla normativa, ma insomma credo che comunque ci siamo. Siamo arrivati alla fine, io penso, poi passo la parola a Adele che chiuderà, c'era anche qualche domanda, però voglio dire, sì, abbiamo un altro, ho capito, e dobbiamo chiudere, quindi in questo senso. Quello che volevo ribadire è che credo che tutto il lavoro è stato fatto oggi, nella prima parte tecnica, nella seconda, come diciamo tavola rotonda sia estremamente importante. Mi sembra che siamo tutti sugli stessi principi. Adesso si tratta di lavorare in questa direzione. Noi in particolare territorio abbiamo a cuore la geotermia, ma credo la geotermia sia a cuore di tutta Italia, portata avanti con certi principi e con certe condizioni e sicurezza. Però lavoriamo tutti, cioè, in questa direzione. C'erano alcune domande sul fatto di condividere con i territori diciamo la parte tecnica e tecnologica, mi sembra che ne abbiamo parlato, poi voi stessi avete dato le risposte e credo che ecco, si possa andare avanti in questa condizione. Tra l'altro stamani il Presidente della Regione Toscana ha anche avanzato il fatto di ribadire il sunto di questo webinar e quindi degli studi in Regione Toscana all'assessore, che potrebbe eventualmente servire, ecco, come punto di partenza. Chiaramente i senatori Arrigoni e Congirotto ci rivedremo, perché noi verremo a trovarvi su queste situazioni, su queste condizioni. Credo di ringraziare tutti gli altri, lascio la parola a Adele Manzella perché siamo giunti alla chiusura. Sì, infatti la mia parola sarà molto breve, purtroppo anche per motivi tecnici dobbiamo chiudere rapidamente, ma cercheremo di rispondere anche per email e terremo conto di tutte le domande. Okay. Ecco, grazie a tutti per aver partecipato e a breve saranno disponibili tutta la registrazione e le presentazioni. E grazie forse a tutti. Arrivederci. Buona giornata. A tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Buona giornata. Arrivederci. Grazie.